fattori, quali sono i livelli nelle quali categorizziamo? Il più basso è boring. Cioè, ragazzi, proprio 3 ore volevo dormire là per là. C'è cioè, un pay per view orribile. Cioè, di quelli proprio, ok, lo guardo perché tanto ormai c'è solo il network, però se stavo a dormire nel mio lettuccio andava meglio. Poi c'è deluso. Pay per view non sufficienti, però comunque non che so, magari hanno un bel match, una bella cosa. Oppure che ne so, avevano delle premesse molto alte ed hanno deluso. Poi un po' più alto c'è Thank you, come il buon Master Gable, cioè quei pay per view che hanno effettivamente ottenuto la sufficienza, sono stati buoni, sono godibili, potabili, e che si sono lasciati guardare. Sopra c'è lo Yaoi Wowie. Di Bray Wyatt del Fiend, che è un po' come dire dai, cioè, hai fatto pure di più di quello che dovevi fare. È stato un bel evento. E poi in cima c'è quello che direbbe il nostro Ric Flair. Cioè, ragazzi, i pay-per-view che hanno fatto dentro lo spettacolo imperdibile, imprescindibile, cioè, proprio il top della gamma. Sarà difficile che vedremo un Wu, però. Come è stato poi, tra l'altro, il match tra Seth Rollins e Riddle di Extreme Rules? Il Fight Esatto. Pit, bellissimo. Tra l'altro, vabbè, ci sarebbe da dire molte cose sul Fight Pit che non dirò. Non diciamolo a nessuno, teniamolo nascosto per Esatto. noi. Ne Parliamo un attimo di parliamo. cose serie, giusto per capire. Thank you, quindi è il 6. Poi Sì. facciamo Yowie Wowie è 7-8 e Wu è 9-10. Sì. Ok. Esatto. Ok. Allora, partiamo col primo. Io, come al solito, da buon vecchione, ho i fogli con i match. Riccardo Esatto. Fogli, quello che cantante. Sì, WrestleMania è diviso in due GL. Se guardi, c'è Ah. WrestleMania. Se guardi, c'è di fianco Elimination Chamber, c'è il WrestleMania prima sera con Kevin Owens e Stone Cold, e poi di fianco c'è quella con Brock Lesnar e Roman Night Reigns. Esatto. 1 e Night 2. Pure in inglese. Allora, partiamo con Day One, che presentava i seguenti match. Il kick-off, che era composto da Ridge Holland e Sheamus contro Cesaro e Ricochet. Poi, finito il kickoff, c'erano gli Uso contro il New Day, Drew McIntyre contro Madcap Moss, RK-Bro contro gli Street Profit, Edge contro The Miz, Becky contro Liv Morgan e il Fatal 5-Way tra Brock Lesnar contro Big E, contro Seth Rollins, contro Kevin Owens, contro Bobby Lashley. Simon, inizia. Allora, io partiamo dal presupposto che questo evento aveva una card ben definita, ma poi Roman Reigns ebbe giustamente l'idea di prendersi il Covid e logicamente venne un po' stravolta, tant'è che il match finale non ci doveva, cioè il match finale doveva essere diverso, il main event doveva essere Roman Reigns contro Brock Lesnar, ma ovviamente c'era già Brock Lesnar e lo fecero fare il Fatal 4-Way che diventò Fatal 5-Way. Si entrava con storie molto buone su tutte quelle del Fatal 4-Way e poi diventò Fatal 5-Way perché si era creato questa situazione attorno al titolo di Big E molto, molto molto interessante con Seth Rollins che aveva vinto un match ma gli altri recriminavano Kevin Owens e Seth che si stavano alleando. Secondo me la costruzione in sé è stata molto interessante, poi è stata deficitaria per quel grosso intoppo che c'è stato. Allora, secondo me, il match migliore è stato, che non mi ricordo, è quello tra, ovviamente tra Usos e New Day, ma cioè, impossibile facciano un match brutto questi quattro. Personalmente, io darei un thank you, proprio una sufficienza, perché comunque mi ricordo che fui molto amareggiato. Comunque, cioè, sì, è pay per view carino, ma niente di più. Cioè, anche il match tra gli RK Bro e gli Street Profit, niente di trascendentale.
fu solo per una passerella per i Migos che facevano la canzone, e perché stavano ad Atlanta, questo gruppo rap, trap, chiamatelo come pare, che faceva la canzone dell'evento. Quindi io personalmente direi che è un thank you, anche perché il main event fu carino, ma durò veramente troppo poco. Tu, Find, che dici? Beh, io dico che è un pay-per-view nato un po'. Vabbè, intanto alla prima edizione di Day One non era mai esistito un pay-per-view in quella data lì, quindi vabbè. Però nasce un po' sotto una stella un po' strana, poi finisce con questo Roman Reigns che prende il Covid il giorno prima, quindi il main event salta. Io mi porto dietro un buon match, quello degli Usos, sicuramente. Alcune costruzioni un po' traballanti, tipo quella tra Miz e Edge, dove praticamente la sfida nasce perché Edge, nell'elencare gli avversari battuti in carriera, non elenca Miz. Miz esce e dice: come non hai fatto il mio nome? Ma come ti permetti? Cioè, da lì nasce la storyline. Cioè, vabbè. Sì, vabbè. E poi quella fu tutta una scusa per far uscire la Phoenix. Cioè... Sì, vabbè, però insomma le basi nascono da quell'episodio lì, quindi vabbè. E poi c'è il discorso di una cosa che mi piace ricordare, e qui parlo anche un po' da fan, però se devo fare la tag list ci metto anche la quota fan, e sono i primi passi dove conta davvero di Liv Morgan, dove affronta Becky Lynch. Già veniva dal match quello rubato, no? Perché Becky si appoggia alle corde. E anche qua c'è quello spot famoso dove Becky non arriva, no, a mettere il piede, perché sarebbe dovuto finire alla stessa maniera, però alla fine comunque Becky vince. Però sono le prime i primi step di Liv Morgan, che prova a diventare grande, e poi vedremo in seguito che alla fine ci riesce. Però mi piace ricordare anche questo piccolo passo dell'evoluzione. Ma io, per dare un voto, non riesco a metterlo più su del thank you, ecco. Deluso no, perché poi alla fine sì, ecco, il main event forse, ma questo è imponderabile, succede una catastrofe, cioè ti si positivizza la top star a un minuto dall'inizio, quindi quella è imponderabile. Però no, più di lì non riesco ad andare. Sì. Thank you, stringo la mano, gli do un 5 virtuale e amen. Diciamo che Find, c'è anche un caso in qua in mezzo di uno che si è spaccato il braccio, il match l'ha fatto uguale ed è venuto un mezzo capolavoro. No, quindi, assolutamente. Nell'imponderabile puoi fare del bene. Sì, però il Covid è una cosa diversa, no? Cioè, un infortunio. No, certo, una battuta. Esatto. Ermeme, come si dice. Esatto. No, avete detto tutto voi, tanto Simon Deaver è sparito. No, ogni tanto capita... Cioè, sembra un po' l'inizio di Fight Club. Ho sempre sognato di sparire. Alla fine quel main event è diventato un po' come la Longobarda, no? Perdere e perderemo il film, quello di Aleatro nel pallone. Di chi doveva perdere il titolo da lì a poco, prima o poi, cioè, sarebbe dovuto succedere, perché poi inizia la road to WrestleMania e i piani per lui probabilmente non erano di arrivare campione a WrestleMania, quindi. Il finale poi alla fine porta anche quello. No, beh, avete detto tutto voi. Io il main event non lo boccio, mi è piaciuto moltissimo, anche se è durato poco, però ha aperto la sfida che ci stiamo portando dietro tuttora, ovvero tra Bobby Lashley e Brock. Quindi thank you va benissimo. Prossimo pay per view, ovvero la Royal Rumble. Scusate, Royal Rumble, che presenta i seguentissimi match: Rollins contro Roman Reigns, la Royal Rumble a 30 donne, vinta dalla Rousey, Becky Lynch contro Doudrop, Bobby Lashley contro Brock Lesnar, Edge e Beth Phoenix contro The Miz e Maryse, e la Royal Rumble a 30 uomini vinta da Brock Lesnar. Allora, partendo dal presupposto che è la Royal Rumble dove finalmente Queen Zelina ha la sua rivincita contro Sasha, eliminandola. Cavolo, woo! È diretto! Momento memorabile. Esatto. Voi ci scherzate, ma quando è avvenuta quella roba, io alle 3 del mattino ho detto...
e mo chi lo sente al Dr. Greater Power, ti giuro, ma cioè, io ho riso. No, io ho pensato, ti giuro, non esisteva ancora il bar, però io ho pensato veramente, e mo chi lo sente al Dr. Greater Power, cioè, non esisteva ancora il bar, ma esisteva già Discord, quindi esisteva già il Doc. Sì, cioè tutti sapevamo chi era il Doc. Quando abbiamo visto un sacco così, io credo che... mo chi lo sente. È normale, Vai, ma Simon, dici la tua su questo PPV. Ma allora, c'eravamo tutti gasati all'opener, cioè quando Reigns entra e si sente lo spelling di Shield e Seth si presenta in mezzo al pubblico, ragazzi, brividi, cioè Sierra Hotel India, ecco Shield, ecco Lima, anche Lima Shield, spettacolo. Seth Rollins che gli ride in faccia, match ovviamente nato con una casualità improponibile, perché si fortunò, se non sbaglio, Drew McIntyre e dovettero correre i pari con una star che all'epoca erano in due roster differenti e Roman era ancora il bicampione, e però ragazzi, momento da brividi, match in sé con un'ottima psicologia, anche se lottato abbastanza, sì, buono, però e con Roman che perde le staffe con Seth, c'è una storia raccontata benissimo, una chimica grandiosa. Il problema è il resto dell'evento, Doudrop contro Becky Lynch rasenta la sufficienza, la Royal Rumble femminile, sì, ci sono ritorni carini, ma si ferma là, quando entra la Rousey fa il massacro e anche il finale dura pochissimo. Quella maschile, cioè, ha avuto cose interessanti, e ragazzi, cioè, non fu proprio una Rumble grandiosa, mettiamola così. Poi c'è quella roba tra Beth Phoenix, Edge e Maryse e Miz, che personalmente non mi è piaciuta per niente, cioè una passerella inutile. Quindi secondo me questo è deluso, perché si salva solo veramente il match, quello di Seth e Roman, che ovviamente è stato bello. Cioè, boring non ce lo metto, perché non è così disastroso tutto. E la Royal Rumble maschile secondo me è stata eccessivamente massacrata a seguito di dei rumor che dicevano che Shane McMahon si era autobucato. Sì. Per me è deluso, dai. Mi accodo al Polpetta, se non sbaglio, che dice è stato appunto dopo i primi minuti, poi io metterei in deluso, cioè stesso ragionamento mio, guarda, bravo Polpetta. Allora, parto dal voto e metto deluso anch'io. Non riesco a avere dentro la testa qualcosa di memorabile da quell'evento, nonostante i due vincitori della Rumble col senno di poi siano dei nomi assoluti, cioè le Rumble hanno viste Brock Lesnar e Ronda Rousey, quindi i nomi sono super altisonanti. Col senno di poi sono stati due vincitori poi che si sono evoluti in maniera negativa, no? nel dopo, perché poi da lì non è che abbiano raccolto, sì, Ronda ha raccolto il titolo, però ad oggi la stiamo valutando come il regno, diciamo, quello più anonimo di Ronda, quello un po' più sottotono. Ronda non, secondo me non ne esce bene dalla vittoria della Rumble e poi dal titolo. Lesnar alla fine poi è caduto anche lui nel trita carnone alla Fantozzi di Roman Reigns, quindi neanche per lui. Il resto dei match sono alcuni match di transizione, come capita spesso in questi pay-per-view dove ormai siamo con gli occhi puntati a WrestleMania, lo testimonia la stessa Doudrop che va per il titolo, che è un po' come la Shotzi di Survivor Series, no? Vengono messe lì e poi ci stiamo a dire ma Shotzi che ci fa nel main event di un Big Four, chiediamoci di Doudrop. Sono cose che succedono ciclicamente e periodicamente capitano, perché c'è una costruzione long term e in quel momento ci devi mandare qualcuno che è spendibile, quindi io lo capisco.
a livello logico le scelte che vengono fatte, però poi da fan mi rimane poco, quindi metto deluso. Ripeto, fui contento della vittoria di Ronda perché non sapevo poi che regno sarebbe stato. Fui contento della vittoria di Lesnar perché non sapevo cosa sarebbe successo da lì in poi. Detta oggi è facile dire vabbè, doveva succedere altro. Esatto. In quel momento ero anche contento della vittoria di Ronda e di Lesnar, però poi quoto Simon, tranne il primo match, che però vabbè, sì, lo ricordo volentieri, bel match, l'entrata, tutto il resto, però di questo evento mi rimane veramente poco. Ecco, ovviamente ragazzi, piccola rettifica, che magari cerchiamo di valutarli stando come noi li sentivamo in quel momento, cioè esatto. Non facciamo l'analisi da lì a sei mesi. Esatto. Cioè se io alla fine di quella Royal Rumble ero in piedi, gasato a bestia che urlavo, qua la mettiamo in Wu, a prescindere certo, poi certo, quello certo. Che ha generato. Certo, certo. Ho fatto la specifica apposta perché cioè, nonostante il dopo, io in quel momento lì i risultati per me furono appaganti, nel senso ci stanno quei risultati lì. Però poi lo svolgimento del pay-per-view comunque non mi ha lasciato nulla nel momento. Cioè non ho una foto clamorosa che mi rimane, porca miseria cosa è successo a quella Rumble. Cioè mi rimane l'entrata dello Shield per Seth, quando c'è stato due Rumble, c'è stato un match titolati, quindi più di lì non vanno. Cioè, ecco, se conto anche cosa hanno prodotto, allora mi va in boring. Io infatti volevo chiedere a Simon se dobbiamo essere tutti e tre d'accordo per far partire il sondaggio o per non far partire il sondaggio, oppure si va a maggioranza. Come vogliamo fare? Io, guarda, tanto secondo me più avanti ci sarà sicuramente modo nel quale non saremo d'accordo, perché poi, diciamo, questi sono semplici da valutare i primi pay-per-view, però poi, che ne so, quando arriveremo a Money in the Bank, Cash at the Castle, sì, capito? Se c'è maggioranza io andrei a dritto, poi se capita un 1-1-1 allora si fa il sondaggio. Ok, allora lo mettiamo in deluso. Io l'avrei messo in boring. Addirittura? Come mai? Sì, perché si salva l'opener, ma il resto è ridicolo. Shane McMahon che elimina una delle che elimina vari superstar come se fosse un regular. Bad Bunny che entra e anche lui mi sembra che elimini qualcuno facendo Sheamus. La mi sembra Sheamus. Shane elimina Kevin Owens, esatto. Cioè no, con la Royal Rumble lì non si salva niente. La Royal Rumble sono femminile. Dai. Cioè, la Royal Rumble femminile. D'accordo. No, per me non si salva niente. Cioè, non, obiettivamente, l'opener è bellissimo. Brock Lesnar contro Bobby Lashley è solo un inizio di che c'è uno snodo narrativo. Però cioè, entra Lesnar col 30, quindi Lesnar sapeva già che avrebbe perso il titolo per poi entrare. Vabbè, ma non è la prima volta che noi... Non è la prima volta che succedono robe simili, dai. Per me è inutile però fare così il wrestling col misurino. Cioè, no, ma non dico mica col misurino, però dico, cioè, quello che dico io è che l'evento in generale per me è stato veramente brutto. Intanto, tutto scusatemi, sì. Ringrazio il nostro amico Michele Esposito che si è abbonato per il 21esimo mese. Thank you! Grazie, sign guy. Grazie. Buonasera anche a te. No, c'è stato l'opener che si salva, però il resto per me è stato brutto e non è un match buono che me lo fa mettere in deluso. Tutto il resto è stato, per me è stato pessimo tutto il resto. Poi sì, c'hai magari la sorpresa di vedere Sasha eliminata da Zelina o altro, però... No, diciamo che a parte gli scherzi io l'avrei messo in boring, però se si va a maggioranza va benissimo, anche deluso. Ne dibatteremo dei pay-per-view tra un pochetto, ecco, mettiamola così. No, va bene, va bene. No, no problem. Il prossimo, allora, è l'Elimination Chamber svolto in Arabia. E vi leggo subito i match. Kick-off Rey Mysterio contro The Miz. Poi si va nella gara principale, Roman Reigns contro il preferito di The Fiend, ovvero Goldberg.
poi Elimination Chamber femminile, Bianca Belair, Alexa, Doudrop, Liv Morgan, Nikki Ash e Rhea Ripley, poi Naomi e Ronda Rousey contro Charlotte Flair e Sonya Deville, Drew McIntyre contro Madcap Moss, Becky Lynch contro Lita, e l'Elimination Chamber maschile tra Brock Lesnar, Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Theory, Riddle ed AJ Styles. Per me va in boring e non ho altro da aggiungere. Mamma mia, che schifo. Guarda, se devo salvare qualcosa qua io salvo solo Lita, ma perché fu un match un po' emozionante, però boring tutta la vita, frate, boring tutta la vita. Che poi neanche il match di Lita, la seconda parte, perché il primo... Esatto. La prima parte è stata... Per me è stato terrificante questo pay-per-view. Cioè, fai conto, io non mi ricordavo dell'Elimination Chamber femminile. Cioè, non mi ricordavo... Quando hai detto Elimination Chamber con Bianca Belair, io non me la ricordavo. pensa quanto è bella! Beh, bella la scena di Volendo della Bliss che entra nella sua cella e c'è già l'altalena lì pronta. Sì, esatto, è una cosa carina. Poi mi ricordo che fece quella roba che il Bardo ne parlò per 20 minuti nel video, che era tipo che, cioè, entravano, no? E però sì, comunque non era in ordine. No, l'ultimo che entrava andava nella cella anziché combattere, ma questa cosa qui diede fastidio anche a me, perché la tradizione vuole che, sì, che comunque gli ultimi due che arrivano sono quelli che entrano, perché se no, scusami, se tu entri che ci sono già i due lì che devono partecipare, che cosa mi vieta di pestarti? Esatto. Cioè, lo stavano per fare nel wargame, lo stavano per fare nei wargame, però là stai a 100 miliardi di metri dalla struttura, quindi... Sì. Ecco, l'unica cosa bella, come dice Polpetta, è il finale con l'F5 di Lesnar su Austin Theory. Sì, con Theory che osa fare un... Ecco, il finale con di Austin Theory è stato carino, secondo me, perché... cioè, alla fine... L'ha recitato bene Theory, no? Che è tutto spaventato, Lesnar che lo devasta, lo uccide. Sì, ci ha provato. Finn, anche te va in boring? No, io lo metto in deluso, perché comunque sia, e ripeto, la mia tier list è anche un po' da fan, da quello che ti porta... Ma deve essere da fan anche. Sì, cioè, alla fine, proprio boring, no. Alla fine l'Elimination Chamber femminile, secondo me, non è stato nemmeno poi orribile. Non lo so, Lita a me è piaciuta tanto, il match, cioè, è stato un po' cioè, ho visto di peggio, cioè, sono d'accordo sinceramente con voi, però arrivare a metterlo anche l'Elimination Chamber maschile, paradossalmente, per quanto poi alla fine però c'ha i suoi due o tre momenti simpatici, no? Austin Theory che impazzisce, scappa con Brock Lesnar che fa da cacciatore, che della scappa, poi si tacchiappa, poi lo vedi e finisce. Però qualcosina riesce a strapparmi un sorriso, non lo so. Sì, però si sta parlando di boring o deluso, eh? Cioè, si sta parlando... Non so, capisci, sono 40 minuti di match, due o tre momenti carini su... Cioè, no, non è manco una mezz'oretta, però c'hai capito. Lo so, Simon. Io poi c'è quell'abominio di opener, scusa, cioè... Sì, sono d'accordo con te, però secondo me c'è di peggio. Si è visto di peggio. Finde, lei dovrebbe essere il maligno e invece è diventato il buonigno. Sì, perché cioè, l'Elimination femminile secondo me non è orribile. Almeno a me non è dispiaciuto quell'Elimination Chamber lì. Il match maschile... almeno due o tre spunti, cioè alla fine Austin Theory si è confrontato per la prima volta a livello altissimo contro delle belve furibonde tipo Brock Lesnar in un livello mai arrivato fino a prima. C'è stata l'infortunio, insomma, l'angle di Bobby Lashley che esce dalla gabbia, quindi non partecipa. C'è stata Lita, non lo so, io lo metto un deluso. No, mi dispiace. Oh, ha chiesto la chat.
ragazzi, intanto abbiamo fatto partire il sondaggio su questo. Posso dire però una cosa? Benigno potresti scriverlo tipo con la NH, tipo calciatore brasiliano. Sì, brasiliano. Esatto. Benigno, numero 10 del numero 10 del Botafogo. Esatto. Tu pensa, tanto siamo in sondaggio. Io personalmente conosco un brasiliano che ha giocato al Corinthians, mi sa Kakà, una cosa del genere. Lui dice, no, perché ho giocato con... che vive in Italia da 20 anni, che poi si è rotto, però fa troppo ridere. Cioè, proprio brasiliano medio, ha conosciuto un pallone d'oro, ha giocato nella Corinthians, e tutto a posto. Nella Corinthians, con la pronuncia in anglosassone, l'hai detto. Il Corinthians? No, è tipo Corinthians. Votate, mi raccomando, non siate timidi. Esatto, votate. Sta vincendo il deluso. Ma come è possibile? Quella di Cristiano è bellissima. Vabbè, questa se l'hai rivenduta, te la sei rivenduta da Colorado, la conosco, io l'ho sentita, la sento ora questa Ordigno, me la ricordo perché era tipo Sisigno ed Ordigno cacciano certe bombe, dalla Roma giocava Sisigno ed Ordigno cacciano certe bombe. Sisigno della Roma, tra l'altro, si ha giocato alla Roma, la magica, ma no, troppo piccolo, me lo ricordo. Comunque sta questa quasi vincendo il deluso per il 67%. Sì, però il 66,9% di questi presenti in live stream decidono che non hai ragione. Esatto, è incredibile, non ho ragione io. Delle persone in live ti danno del torto, però dai, è perché c'è Seven Fiend che dopo sa che li va a prendere. Ha vinto deluso. Sì, mi manifesto in una fan house. Esatto. Va bene, va bene, dai, ha vinto il deluso. Bene, così imparate. Bravi, va bene, ragazzi, salutate il Fiend, è stato bello. Sì. Ciao. Ci è rimasto male. No! Let me. Esatto. Grazie, GL Punk, grazie. GL Punk. Vedi che c'è ancora qualcuno. Ora si va nelle cose serie, eh? Ora andiamo a WrestleMania 1, prima sera. E i match sono gli Usos contro Nakamura e Rick Books. Mamma mia. Drew McIntyre contro Happy Corbin. The Miz e Logan Paul contro la famiglia Mysterio. Bianca Belair contro Becky, Cody Rhodes contro Seth Rollins, Charlotte Flair contro Ronda Rousey e Stone Cold Steve Austin contro Kevin Owens. Allora, pay per view che parte un po' storto perché Rick Boogs si esplode la gamba, letteralmente, poraccio, speriamo che si riprenda. Poi con Drew McIntyre e Happy Corbin che fanno un match normalissimo, cioè da sufficienza. Poi si inizia a salire con Logan Paul, che tutti hanno tanti dubbi, ma Logan Paul dimostra di essere un atleta solido. Se non erro, subito dopo che c'è Becky contro Bianca, mezzo classico, secondo me un match femminile tra i migliori mai fatti in WWE. Poi Cody Rhodes contro Seth Rollins, la sorpresa, anche se è un po' il segreto di Pulcinella, il debutto di Cody con la stessa theme song di quando lottavi in All-Elite Wrestling, lo stesso attire, lo stesso con la stessa gimmick, fa saltare la gente e fa un match secondo me ottimo. Poi vabbè, Charlotte, secondo me Charlotte contro Ronda, match solido. E poi un main event che sì, il match in sé non è tanta roba, ma è stato secondo me un grandissimo, cioè una cosa che ce l'ha emozionato, ha divertito tutto il segmento parlato tra i due. Secondo me tutta la vita evento clamoroso. Esatto. Quindi, dove lo metti quindi? Fiend? La metto lì anch'io. La metto lì anch'io perché c'è veramente, cioè, a parte che, cioè, faccio apro una piccola parentesi. Per me qualsiasi WrestleMania
non può andare sotto Thank You. E qui probabilmente dirò un'eresia totale, però per me l'attesa, no, lo show, l'evento, cioè solo quello per me valgono il prezzo del biglietto. Poi qui ci abbiamo avuto anche robe, cioè, clamorose. Sì. Qui ci abbiamo avuto robe clamorose. Cioè, avrei a che dire, su quello che hai detto, perché che so, WrestleMania 27... Lo so, Simon, però io cioè, ho fatto una premessa stasera, parlo anche soprattutto da fan. No, certo, ma WrestleMania cioè, è bello. Il divano tutto... con le patatine, l'evento, l'attesa, il vedere le entrate diverse. Cioè, per me WrestleMania è un carnevale, cioè una roba proprio... è una festa. È esatto. Una festa. Non riesco poi a fare, no, questa WrestleMania ha fatto schifo. Sì, no, no, cioè, lo capisco, ha senso. Se si va a guardare poi i dettagli e cosa ne esce, ci sono certo quelle migliori, quelle peggiori, quelle bellissime, quelle magari che dici, boh, però WrestleMania sti cazzi quest'anno. Però è una cosa proprio mia, di corde mie. E sì, questa, oltre a questo, che è l'evento, le patatine sul divano, tutto il resto... c'è anche che è uscita una Night One da paura. Era clamorosa, cioè, questa. Oh. Io ero... Quindi, cosa vuoi aggiungere qui? Cioè, non, sì, esatto. Finì alle 6, ma io ero tutto casato, contentissimo, perché poi è un evento, secondo me, proprio bello. Esatto, esatto. Bello. Ci aggiungo una cosa, cioè, era la prima WrestleMania veramente con il dopo pubblico. Covid. Abbiamo visto una WrestleMania senza rumori, e quella dopo con lo stadio praticamente che era pieno solo nei dintorni, con il 30% di capienza, esatto. Ma meno. No, no, un terzo, secondo me era un 30%. 30%. Sì, 25.000 persone nello stadio dei Tampa Buccaneers. È un quindi proprio, cioè, sì. Veramente, mi tolgo il cappello e facile proprio, cioè, con flat flop finale anche. No, è stata una vera, come avete detto già voi, una prima serata stupenda. Aggiungo anche il fatto che vedere comunque Stone Cold prendersi 2-3 cadute mica da ridere, perché comunque si prese un suplex in mezzo al pubblico, che noi pensavamo, almeno io pensavo, che sarebbe stata una spot fest tipo alla Stone Cold, invece si è preso comunque 2-3 cadute mica da ridere. No, più che altro io mi aspettavo magari segmento parlato, si fanno finta di prendersi la birra, papam, Stunner e ciao Gore. Peraltro la prima Stunner era di Kevin Owens. Sì, esatto. Che per un nanosecondo ci abbiamo creduto, secondo me, un po' tutti. Sì, che vincesse Kevin Owens, esatto. Peraltro, a me la fai da su e quella di Seth Rollins, non era proprio fai da quella di Seth Rollins. La storia sua di Seth Rollins mi piacque tantissimo, perché furono fatte sostanzialmente da soli. Esatto. Con Kevin Owens che entra vestito da Stone Cold con la sua musica. Esatto. Il pubblico poi esplode, che pensa che sia Stone Cold, e invece Kevin Owens. Mentre fa il promo, ripartono i vetri rotti. E tutti esplodono, poi Kevin Owens. Ops. Poi c'è anche il ritorno di Cody, che il match può essere piaciuto meno, però è il momento là, È stato il momento. A me piacque anche il match. Ma anche a me piacque molto. Mi piacque di più quello di Backlash. Sì, perché è una storia. Sì. Però non so Scabbe ha citato WrestleMania 9 al Caesar Palace, non so se in chiave negativa, perché prima dicevo che WrestleMania per me sono tutte bene o male degli eventi, però anche WrestleMania 9 al Caesar Palace, ora che mi ci fa pensare, ci furono, se era in chiave negativa, non so se lo stai citando in quella chiave lì ci sono due o tre episodi, ragazzi, che sono stati storia, cioè da Hulk Hogan che si prende la vittoria dopo Yokozuna Bret Hart. Poi c'è l'entrata di Undertaker col corvo, col carro dei romani, c'è una roba clamorosa. Ci furono, se non sbaglio, due o tre episodi belli. Poi, ripeto, magari avevo 12 anni all'epoca, quindi 10 anni, non lo so nemmeno io. Mi sembrava tutto bello, però mi è rimasto qualcosa. Ecco.
Diciamo che Hulk Hogan ha dato il via al primo Money in the Bank, come dice anche giustamente sì, GL infatti, Punk. una roba del genere. Ma poi, raga, cioè, erano 30 anni fa, il Sì, mondo era diverso, cioè. sì, sì, sì. Andiamo alla sera 2. La sera 2 è così composta da RK Bro contro Street Profit contro Alpha Academy, Bobby Lashley contro Omos, Johnny Knoxville, Nox, riuscirò a dirlo. Johnny, è quasi Johnny. magia Johnny, contro Sammy. Poi Sasha Banks e Naomi contro Queen Zelina e Carmella, contro Rhea Ripley e Liv Morgan, contro Natalia e Shayna Baszler, Edge contro AJ Styles, Sheamus e Ridge Holland contro Xavier Woods e Kofi Kingston, Pat McAfee contro Austin Theory e Roman Reigns. Poi ci fu un match tra Mr. McMahon e Pat McAfee, perché ci fu anche un match. E Roman Reigns contro Brock Lesnar. Dove la metti? Vai. Dai. Parti Allora, tu. lo dico con la scaletta sotto mano perché sennò non me li ricordo i match. Allora, l'RK Bro, l'opener mi è piaciuto abbastanza. Anche Bobby Lashley contro Omos fu molto bello. Con Sammy sono scoppiato a ridere tutto il tempo, ho riso dall'inizio alla fine. È la parte centrale, quello è il problema, l'incontro a quattro per i titoli di coppia, Edge, AJ Styles, Sheamus, Pat McAfee contro Austin Theory fu molto carino, poi è ritornato anche Stone Cold, mezzo spoilerato secondo me, perché quando riparte la musica di Austin Theory, se ci fate caso, McMahon ha un po' di... Ha un mezzo, fa già la faccia preoccupata, spoilerando leggermente quello che sarebbe accaduto 3-4 secondi dopo. E il main event è stato un po' una delusione per quello che ci si aspettava. Se devo fare una media di tutto ciò, non va più su di Thank You. Non può andare più su di Thank You. Secondo me. Guarda, Beh. io l'unica cosa che mi ricordo che con piacere è il match di Sami Zayn. La metto più giù io, metto boring addirittura. Match, cioè, durata tanto pesante, non lo so. Mi ricordo solo una cosa, magari per il match con degli Street Profit è carino, capito? Però cioè, 200 anni di durata dell'evento, cioè, non lo so, mi ricordo un po' deluso, molto deluso, però lo metto in boring addirittura. Find. Io la metto su Yoruba qui. Perché a me tutta la parte finale pre-main event, quella con McAfee, McMahon, Austin Theory, tutta quella roba lì a me, cioè, fa proprio WrestleMania, cioè, sono proprio momenti da WrestleMania. Poi abbiamo visto teoricamente quello che è l'ultimo match in carriera di Vince. Ma io mi sono divertito una marea anche lì. Poi vabbè, il match, quello di Sammy contro Knoxville, capolavoro assoluto di quel genere lì. Si parla di appunto di WrestleMania, quindi si presta tanto anche allo show, cioè mi aspetto quelle robe lì, e lì è stato una sublimazione di comedy in maniera assoluta, cioè il tiracalci nelle palle, la manona, cioè delle robe, il nano che si butta da lassù. Io non riesco a vedere male, cioè se fosse stato, che vi posso dire, un pay-per-view tipo Backlash. Ora vabbè, qui perché cade subito con WrestleMania, un pay-per-view normale come può essere, boh, vi viene in mente nomi di Armageddon, durante la narrativa, nel piano del corso della stagione, mi presenti un pay-per-view così, con Pat McAfee, angle su angle, segmenti che hanno poco a che fare col wrestling, ripetuti, comedy, allora ti dico, ferma un attimo ragazzi, cos'è questa roba, è un carnevale.
ma in questa notte qui in WrestleMania, in quell'atmosfera, io, a me è piaciuta anche quella roba lì. Ma... e quindi tolto anche che ci sono secondo me un paio di match secondo me nemmeno brutti, e ci metto anche quello degli Archie Bro, ci metto anche il Fatal 4-Way femminile dei titoli tag, alla fin fine con tutte le loro difficoltà, si sa, l'abbiamo detto mille volte, quei match è anche difficile farli venire puliti, lineari e tutto il resto. Boh. Dobbiamo partire un sondaggio, Simon, tra le ultime sì. quattro. Aggiungo anche che il main event tra Roman e Brock Lesnar è vero che non è stato un capolavoro, però non è stato secondo me nemmeno totalmente orribile, ecco. Quindi boh, no, non so, io lo metto su Yowie Wowie e amen. Ma ripeto, proprio perché è WrestleMania, perché sì, sì, però un show da... che si presta a farmi gradire anche quel tipo di roba. Però adesso ti dico come l'ho vista io, da come era partita la sera 1. Secondo me era io un attimo. Eh? Yowie Wowie, thank you, deluso, boring. Sì, gli ultimi 4. Sì, tanto WoW non lo metterebbe nessuno. No, dicevo Find che la prima serata, a parte giusto forse il primo match, ma non è neanche colpa loro perché si fece male coso lì, Rick Books, però la sera 2 ha avuto la parte centrale che è stata di una noia, cioè AJ Styles contro Edge, fallimentare quello, cioè quello allora, lì fu... guarda, per dirti come la vedo io, se AJ Styles contro Edge con quel minutaggio mostre, non mi ricordo quanto durò, ma mi ricordo un match infinito. Ce l'ho qui, 24 minuti, fu il più lungo della serata. Ecco, mi ricordavo che era stato un match lungo. Cioè, ecco, se quel match fosse uscito bene per la durata che ha avuto, per me andava diretto in Wu, perché il resto, cioè per me, ecco, la nota dolente di quella serata è quella mezz'ora lì. Un match tra Edge e Styles, due nomi clamorosi, dove magari ti aspetti la performance della vita dei due, e invece esce un match lento, macchinoso, ecco, lì è stato quello il momento secondo me un po' critico. Ma sai qual è la cosa, però il match Seven... il resto non te l'aspetti, il match tra McAfee e Vince McMahon, lì non ti aspetti un match, lì ti aspetti delle robe da WrestleMania. E loro... no certo, però sai per me, per dire, vai è che, cioè, se tu hai, quando la WWE crea un pay per view, comunque, cioè, ci sono quei 2-3 match che, se vanno bene quelli, il pay per view è andato benissimo, bene, molto bene. Poi, se tutto il resto va benissimo, va bene, il pay per view diventa ottimo, per come la vedo io, per come proprio anche loro li concepiscono gli eventi, no? O almeno Vince li concepiva. Cioè, WrestleMania Notte 2, secondo me, ha mancato quei match là. Cioè, l'unico match veramente, il main event con tutto, fu un match che disilluse le premesse, che erano clamorose. AJ Styles contro Edge, dream match, una storia dubbia, con un match penoso, che match fece piangere. Cioè, ok, gli Street Profits contro Riddle, ma veniamo da un periodo in cui di match simili ne avevano fatti a bizzeffe da Road to WrestleMania, decisamente di migliori con quello, e te ne cito uno, quello in cui gli Archie Bro vincono il titolo contro gli Alpha Academy, che, sì, cioè, che fu clamoroso a Rogue e durò 40 minuti. Cioè, se vedi, poi c'è quel match Macedonia con le donne, l'unica cosa che mi ricordo è Liv Morgan con la frusta. Ma di cosa stiamo parlando? No, ma Simon, io non sto mica dicendo che la mia è Bibbia, nel senso, cioè, cerco di vedere il bicchiere un po' mezzo pieno, e dal punto di vista di come l'ho vissuto io, riesco a vedercelo. Paradossalmente, se te mi levi il risultato finale di come è uscito, AJ Styles contro Edge, me lo butti in Night One, e di qua mi ci butti, non lo so, cosa ti pare a te, fai una media e secondo me hai un pochino meglio, perché ripeto, la seconda parte, quella che avete criticato all'inizio, è quella che a me è piaciuta di più, quindi è strano, cioè, ci si colloca, no, certo,
Cioè, io il vostro è legittimo, però probabilmente ci si colloca su delle basi di partenza certo. di giudizio diverso. Sì, sì. Ma fu anche poi, diciamocelo anche, due cose. Innanzitutto fu molto polarizzante. Mi ricordo che c'erano il giorno dopo si discuteva schifo figo, schifo schifo. E soprattutto io la vedo un po' come la puntata zero del bar del wrestling, perché il bardo non poteva fare la telecronaca. E io, te, Seven Fiend, l'avvocato Sam Paolo, Sam Criso è un tizio che non è mai più tornato, facemmo la live reaction. E poi te, peraltro, rimanemmo a parlare dopo. Sì. E lì è nato, ragazzi, e lì nasce il seme che fa germogliare l'albero del bar del wrestling. È vero. Scusatemi, ringrazio più TV Web che ha fatto un ride con due utenti. Grazie mille, caro. Più TV Web. Ci sei sempre. Tutta la roba che vedete ora, gli aziendalisti, queste robe qua, nacque proprio quella notte lì. Esatto. Allora, serata 2, sì, buonanotte. WrestleMania Backlash. Serata 3. Che il sondaggio chi ha vinto poi alla fine? Ha vinto Aui Waui. Bravi. Non dobbiamo più invitarlo, Seven Fiend, ci rovina tutto. Ridateci Mars, vogliamo Mars. Esatto. Dov'è Criso? Portatevi contro questi due energumeni. Dei bulli. I bulli di quartiere. Fanno bulletti, poi arriva il sondaggio. Tra l'azionariato popolare contro il potere patriarcale. Esatto. Allora, WrestleMania Backlash. Cody Rhodes contro Seth Rollins. Omos contro Bobby Lashley. Edge contro AJ Styles. Ronda Rousey contro Charlotte Flair, Madcap Moss contro Happy Corbin e la Bloodline contro gli RKO Bro e Drew McIntyre. Partite voi, perché io sono un po' indeciso, quindi voglio prima vedere voi dove lo collocate questo. Se eri indeciso era peggio. Allora, ero confuso, sono confuso. Esatto. Per più la gente è partita con le, me lo ricordo, con le aspettative sottoterra per una serie di ragioni. Personalmente mi è piaciuto moltissimo. Criso. Cioè, ragazzi, è stato veramente molto divertente. Era un pay-per-view che doveva dare 0 o comunque 1. Poi ci siamo ritrovati con Rhodes Rollins 2, che ottimo match con tutto lo storytelling. Il triple threat che era il main event, che secondo me è stato parecchio divertente. L'I Quit match tra Ronda e Charlotte, che ha menato tanto. C'è stato un match molto forte, molto fisico, non ricordo ancora. E poi, vabbè, ovviamente Bobby Lashley Omos, che è stata la gara che è più forte. Madcap Moss contro Happy Corbin, che è stato pure caruccio, secondo me. Secondo me è uno Yawi Wawi, pure un buon Yawi Wawi. Find. Allora, io ho provato a guardare questo pepe. Allora, concordo un tanto sul discorso che c'erano poche aspettative, invece le aspettative poi il risultato è stato buono, secondo me. Io ho provato a guardare questo pay-per-view alla rovescia, nel senso, il 3 contro 3 metterlo come opener e fare il main event Cody contro Seth, e nel mezzo va bene anche il decorso che è stato fatto lì, tanto poi alla fine comunque sia hanno scelto quella linea e va bene. Forse sarebbe stato con questa scaletta qui ancora migliore, perché a me il main event sì, carino, però classici main event che mi dicono il main event voglio roba in palio, voglio roba grossa, roba, qualcosa che mi sposti di più. A me quando un main event è un 3 contro 3, fammelo fare a Raw e amen. Detto questo, carino, perché comunque uscì carino. C'è Cody Seth che è ottimo, c'è Ronda contro Charlotte Flair che secondo me è stato il loro miglior match di quest'anno,
e azzardo probabilmente uno dei migliori uno contro uno che ci sono stati quest'anno nel roster femminile. Sicuro. E, mi sento di metterla così. Al secondo posto metto un non-match, ne parleremo dopo, che però per me ha molti significati e quindi va bene così. Quindi ottimo questo Ronda contro Charlotte. E, vabbè, Omos e Bobby Lashley, non sto neanche a dirlo. Io mi metto... Penso, allora, mi pesa troppo quel main event lì così da 3 contro 3. Lo metto su Thank You con un occhiolino a Yowie Wowie. Però lo metto un attimino sotto. Cioè non posso metterlo a livello che per me è una WrestleMania Night 2. Thank You. Allora, sono d'accordo con Simon sulla sua valutazione. Secondo me va in Awi Wawi. Lo mettiamo qui, quindi o No, se è vuoi 2-1 far va bene lì. partire? Se è 2-1 va bene lì. Ok. No, c'è stata un opener che secondo me è stato ancora più bello di quello di WrestleMania. C'è stato Omos contro Bobby Lashley, sì, vabbè, skippabile. Edge contro AJ Styles, ha presentato anche Rhea Ripley, quindi è la nascita quasi definitiva del Judgment Day, manca solo Finn Balor. Ronda contro Charlotte per me è stato il match migliore di Ronda Rousey fatto in WWE. È stato bellissimo. Madcap Moss contro Happy Corbin mi ha divertito molto. È stato molto bello. Che ha reso la sediata a Happy Corbin, quella che gli aveva dato lui nella puntata di Raw. E gli Usos e Roman, sì, non proprio un grandissimo main event. Sì, scusami, che se avevo detto Finn Balor, non so se ho detto Finn Balor come ultimo membro degli Young Priest, forse mi sono sbagliato. Però va in Awi Wawi perché io mi sono veramente, veramente divertito, l'ho visto tutto, non mi ha pesato e per me è meglio di Day One. Ronda Charlotte appena sufficiente. No, dai, Doc. No, è il miglior Doc. match dell'anno nel femminile, ragazzi. Poi si può Esatto. discutere di tifo, di tutto quello che vogliamo, però questo in WWE quest'anno per me è il miglior match. No, non sono d'accordo. Per me, Belair Lynch WrestleMania. Però vabbè, dei gusti. Sì, vabbè, cioè, se non lo metti prima, Sì. metti lì, eh. Sì, no, vabbè, sono opinioni comunque personali. Certo. Le opinioni a Andiamo a caldo. Hell in a Cell. Hell in a Cell, secondo me, ci sarà da che dire. È strano. Allora, l'incontro a tre: Bianca Belair, Asuka e Becky, Bobby Lashley contro MVP e Omos, Kevin Owens contro Ezekiel, il Judgment Day contro Ege, cioè Judgment Day senza Finn Balor contro AJ Styles, Finn Balor e Liv Morgan, Madcap Moss contro Happy Corbin, che è qui e chiedo scusa, dove Madcap Moss fa dalla sediata per infortunare Happy Corbin, Theory contro Mustafa Lee e l'Hell in a Cell tra Cody Rhodes e Seth Rollins. Allora, Vai te. sì, opener buono, molto divertente, anche se c'è avuto diversi errori. Main event capolavoro di storytelling, proprio per me un match grandioso. Un main event, penso me lo ricorderò per sempre come match, difficilmente me lo scorderò per tutti i passaggi che ha avuto e per la situazione. Mi ricordo ancora la situazione surreale che si era creata in live reaction. Cioè, con noi che abbiamo detto: no, ma stai allargato, non può avercelo per davvero così. Cioè, e il finto che fa, ma che è davvero che sta una lotta così. Il problema è un po' il resto della card, che è molto zoppicante. Cioè, secondo me, facendo la media tra il main event, che è un 10,
e quel set e il resto per me è una sufficienza, perché uno show, quello che secondo me è il miglior match dell'anno, avvenuto in pay-per-view, non può non stare nella sufficienza, calcolando che era sostanzialmente il match che avrebbe dovuto reggere la card. Era il main event, l'evento era costruito su quello, e a fine serata ero stato contento, sono stato molto contento di aver visto queste 3 ore per guardarmi questo match. Quindi io metto in thank you. Allora, vabbè, il main event è qualcosa di unico, quindi sia per fattori esterni, non voluti, tutto quello che vogliamo, il main event è storia. Quello che ha dato quando lui si apre il mantello, insomma, il cappottone, è stato 30 secondi di disagio. Sì. A livello proprio personale, cioè, vedere quella, cioè, vabbè, dai, si è truccato. Cioè, ci hanno messo per forza delle robe viola, perché non può essere reale una cosa del genere. Esatto. E invece, poi pian piano guardandolo, vedi, scopri pian piano che è tutto vero, perché una roba del genere, fra il sudore, lo strofinio, il coso, andrebbe via un po', si deformerebbe, invece rimane così e vedi lui che è veramente in sofferenza. Poi, oltretutto, esce anche un match, porca miseria, di livello clamoroso. Ora togliamoli all'NSL, perché poi quando si pensa all'NSL si pensa a Mankind contro Undertaker, no? È facile parlare di queste robe. Non si vedono più da 20 anni, abbiamo visto Giustamente, giustamente direi giustamente. perché. Abbiamo visto degli LNSL che, se non c'era la gabbia, non c'era nulla, era praticamente lo stesso. Qui vediamo un match che c'è storia, c'è questa roba di epico, di clamoroso, di Cody. Quindi questo, già questo, porta a un livello superiore tutto. Tutto. Nel mezzo c'è da dire che ci sono anche dei match che passano bene, divertenti. Io sinceramente, la fase di Kevin Owens contro Ezekiel la ricordo simpaticamente. Ecco, lì c'è la fase Judgment Day, quella che non capisci, quella che non ci piaceva, no? Di cosa stanno facendo, ma dove Esatto, quel vanno. match proprio pessimo. Quello Cioè. proprio, lì era il momento in cui il Judgment Day, io ero uno dei pochi qui dentro che diceva, magari ve lo ricordate, aspettiamo, aspettiamo, perché il nodo, secondo me, è tutta una storyline per poi portare a qualcosa di grosso con Edge, se vi ricordate. Poi piano piano, poi si è evoluto, è cambiata la formazione, c'è stato degli spostamenti e per fortuna siamo arrivati a un Judgment Day veramente, ora inizia a essere, cioè, ora è interessante. In quell'epoca no. Però è certo che il pay-per-view rispetto a quel main event lì è un gradino sotto, per quanto a me mi abbia abbastanza divertito. Lo metto serenamente in thank you, sapendo che quel main event vale WoW, abbondante. Cioè, se si stesse a valutare i match, il main event è l'assuncino. No, no, concordo con quello che avete detto voi, quindi se non ci fosse stato quel main event lì sarebbe stato il primo boring, secondo me. Giusto per dirvi quanto salva quel main event. Esatto. E prossimo pay-per-view. Money in the Bank. Here comes the money. Peraltro, qua non c'era questa theme song, quindi per tipo Allora. 10 anni l'hanno usata. Money, 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 money. Vero. Allora, Money in the Bank femminili, le partecipanti sono Liv Morgan, Alexa Bliss, Asuka, Lacey Evans, Raquel Rodriguez, Shotzi e Becky Lynch. Poi Bobby Lashley contro Austin Theory, Bianca Belair contro Carmella, gli Usos contro gli Street Profit, Ronda Rousey contro Natalia, Liv Morgan che incassa su Ronda Rousey, e poi il Money in the Bank maschile, Austin Theory, Drew McIntyre, Omos, Sami Zayn, Seth Rollins, Sheamus, Riddle e Madcap Moss. Ah, fa Io male. dico la mia: se non fosse stato per un
uso su contro Street Profit, che ha generato un, quello che si pensava a una separazione degli Street Profit, però all'epoca non lo sapevamo che alla fine non si sarebbero divisi, e dell'incasso di Liv Morgan, per me questo sarebbe andato in boring. Detto questo, lo metto in deluso, perché quando arrivo Austin Theory so già che sto buttando via 20 minuti, 25 minuti durato quel Money in the Bank, perché so già il vincitore, che è Austin Theory, e quindi io lo vado a mettere in deluso. Non sono d'accordo. Per me è Tank. Strano. No, vabbè, però perché alla fine è come quella Austin Theory, come deve vincere il Money in the Bank? No, non sto dicendo che non doveva vincerlo. Alt. Sto dicendo che no, come ma ci lo so, dicono. Capito. Esatto. Però non sono d'accordo, perché là per là io ho detto, cioè, quando Sami Zayn sta sulla scala, io ci credo che sta per vincere Sami Zayn. No, cioè, io no. Bravo, che te devo dire? No, ti ho detto una mia impressione, cioè. Per me è Thank You per quel match del Money in the Bank, che è stato comunque buono, e per l'incasso di Liv Morgan, che mi ha emozionato. In live io e Sam Finn ci siamo alzati a esultare. Cioè, c'è proprio su Discord, se ricercate, ci sono proprio la sequenza di io e Finn che... Cioè, quindi... Cioè, per me è Thank You, dai. Cioè, ci sta. Esatto, bravo Chris Sion, che mi dà ragione, come al solito. Allora, qui io sono troppo di parte, però argomento. Per me questo pay-per-view è quasi da WoW, e spiego. Quella sera, secondo me, si è fatta la storia di una svolta epocale, una proiezione nel futuro di quella che è la WWE, magari la faccia della WWE da qui, da quel giorno in avanti, o quantomeno nei tentativi. In un pay-per-view storico, fondamentalmente, quello che fino a questo Survivor Series dicevamo che in verità era quello un degno Big Four rispetto al Survivor Series col concept del Raw contro SmackDown e robe varie. Tanti abbiamo detto questa cosa, che Money in the Bank è diventato quasi una seconda Royal Rumble, no? Con questa attesa, questi match a più prezzone, che ti giochi veramente l'oro da giocare, il salto di qualità definitivo. E nella stessa sera vincono Liv Morgan e Austin Theory. E io mi ricordo nella pagina che seguo delle cards, venne fuori un discorso del tipo The future is now. Cioè, il futuro è oggi, si è compiuto oggi il futuro. E io ho apprezzato tantissimo che WWE nella stessa sera abbia deciso di far due fuochi d'artificio su due che fino a quel momento avevano raccolto poco o pochissimo. Non vado a posteriori, perché parlarne ora sarebbe troppo facile. Liv ha fatto un regno di quasi 100 giorni, secondo me più che dignitoso, e comunque l'ha attestata in una situazione, se non altro, di upper carding. Austin Theory è interessantissimo l'evoluzione che ha avuto negli ultimi mesi, sia nel male che nel bene. Ad ora è uno dei prospetti più interessanti che esistono in WWE. Quindi per me quella sera lì è stato prodotto con coraggio un qualcosa di raro da vedere in WWE. Spesso ci lamentiamo, vincano sempre soliti, ma non pushano quello, ma quello lo usano male. Quella sera hanno fatto due tuffi molto lavorati, perché Liv è stata molto lavorata, è stata cresciuta a son di piccoli passi, fino a poi a dargli questa spinta definitiva. E Austin Theory lo stesso. Ci stanno lavorando tuttora su Austin Theory per portarlo a quello che vogliono loro. Quindi per me questi sono due spunti di coraggio clamoroso. Detto questo, poi da fan, io le scene di Liv Morgan che prende la valigetta la sera, poi la stessa sera la incassa come fece Kane contro Rey Mysterio, e arriva, io mi ricordo quando parte la musica di Liv Morgan, Ronda Rousey è in piedi, è un suicidio, dici, è un live suicidio, reaction, hai detto, Liv, è un suicidio, esatto, cioè live...
ma ronda in piedi, è vero, è vero. Le mie parole, cioè, furono lì, è un suicidio, ma dove vai? E poi vedere, no, detto... 5 secondi, che ripeto e lo ripeterò per sempre, per me quei 35 secondi sono narrativa della carriera di Liv Morgan. Per me l'hanno scritto così quel match. Arriva come una pazza, quasi scriteriata, con Ronda in piedi, perché Ronda ha appena battuto Natalia, sì, che le ha dato una botta alla gamba, l'ha fatto un po' male, ma Ronda è in piedi. Liv arriva come una pazza, in preda all'impeto giovanile, è con l'occa al volo, buongiorno, della serie, dove vai? E Liv prova con le forze, con il cuore, con l'anima, non molla mai fino ad arrivare alla corda, nel risaccendere la lampadina, colpo alla gamba, va allo schienamento, a quel punto solo di cuore, non più di tecnica, di nulla. In 35 secondi ci ho visto la carriera di Liv, vince, e per me quelli lì sono momenti che ti rimangono per, ecco, forza. Guarda, io là per là, mo vi dico, mi sono arrivati i messaggi di mio fratello, io ho fatto la live reaction, che dice: Simo, che cazzo stai a fare alle 3:30 di notte, perché hai to Liv Morgan, io e siamo impazziti, io e il Fiend. Cioè, io mi sono emozionato, però cioè, non lo voglio vedere troppo da tifoso, capito? Cioè... No, certo. Facciamo partire il sondaggio tra Awiwawi, thank you e deluso. Era una... No, cioè, io ho fatto la premessa da subito, ci metto anche del tifo questa sera. Però, secondo me, prima ho fatto la contropremessa dicendo che per me Davide aveva scritto due cose magistrali e coraggiose in una stessa sera. Ha deciso di dare la palma dei due giovani, di elevare due status e di dire: ok, adesso queste sono le nostre scommesse, poi le vinceranno, le perderanno, io questo non lo so, nessuno è in grado di saperlo, però ad ora sono due scommesse vinte, cioè tutte e due. No, certo, però si salva solo quel pezzo lì, secondo me, perché Theory, no? Sì, io ho messo deluso perché mi aspettavo, come aveva scritto qualcuno, se doveva proprio entrare Theory come fece Brock Lesnar, adesso non mi ricordo chi l'ha scritto in chat, però che entrasse proprio, che entrasse gli ultimi 20-30 secondi, oppure che arrivava McMahon o Adam Pearce e diceva: ah no, mi sono dimenticato, c'è anche un altro partecipante ed è lui. Esatto. E quindi tutto qui, cioè, mi hanno spoilerato il finale, dopo da lì entro nella mia mente e dico: ok, quindi vincerà lui, sto perdendo 20 minuti di... cioè, sto buttando via 20 minuti per come la vedo io. Ma per dire, lo stesso discorso vale... piccolo spoiler un po' più avanti nel SummerSlam, dove ritorna Edge, quell'incontro lì tra il Mysterio e il Judgment Day, per me fu uno sense, perché appunto si aspettava solo che arrivasse lui, però piccola, sono cose personali, cioè, no, certo. Ci mancherebbe. Parte centrale un po' a me, però fin stasera te stai ottenendo il 100% delle vittorie, non va bene. È un populista, Find. Grazie ragazzi, aiutatemi contro questi due bulli. Ma che bulli, ci stai dando delle sberle a destra e a sinistra, che bulli. Esatto. Se te è il bullo, mica no. Il vero faccio bullo. Grande con l'aiuto della chat. Esatto. Allora, non esiste bullo più cattivo. Allora, il più grande trucco che ha fatto il diavolo è far credere che non esiste. Ecco, esatto. Il più grande trucco del bullo è far credere che non bullizza. No, ma dai, sai perché, secondo me? Perché bisogna dare ragione agli anziani. No, esatto. È tutta una questione di anzianità, poverino. Esatto. Ma noi tra di noi ci passiamo tipo 10 anni, io e Parrucco facciamo tutti i giovani, tra me e lui ci stanno 10 anni e tra te e lui ci stanno altri 10, cioè siamo una rapida. Che anno sei te, Find? 7-7. Allora sono 13 anni, sono del 90. Sei come Kvitsa Kvaratskhelia, 77. Sì, quelle robe lì.
quelle robe lì. Va bene, quindi ha vinto Aui Waui. E andiamo a SummerSlam. SummerSlam, che la card è questa: Bianca contro Becky, Logan Paul contro The Miz, Bobby Lashley contro Austin Theory, I Mysterio contro Finn Balor e Damian Priest, Pat McAfee contro Happy Corbin, gli Uso contro gli Street Profit, Liv Morgan contro Ronda Rousey e Roman Reigns contro Brock Lesnar. Questa SummerSlam va in pure io, dai, d'accordo. Cioè, sai, per una volta sono d'accordo con te. Ma sai, però solo una cosa, devo rompere i maroni, perché ovviamente io vi dico, raga, secondo me c'è quella roba là, The Edge, quel match là, facciamo finta che non sia mai esistito, sì, ricordiamoci, ma solo del trattore e va tutto a posto. Ma il main event secondo me lo porta lo porta in WoW, perché il main event ci ha fatto ridere, era incerto fino all'ultimo. Cioè, il main event ha avuto tutto, dal lato comedy al lato lottato. Sì, perché dai, che pensavo stesse per incassare, peraltro. Sì, il fatto di Austin Theory, Paul Heyman che si becca un F5 sul tavolo. Quindi per me è stata una bellissima serata. Tra l'altro la mia prima che feci qui sul canale. Quindi fu per me volò questo pay-per-view, fu bello tutto. L'unica pecca, sì, quella dei Mysterio, che è stato veramente brutto. Però il main event... Esatto, cioè alla fine i match che dovevano fare centro l'hanno fatto, quindi... Sì, quel main event lì è stato epocale, secondo me. Cioè, non si può dire niente quel main event. Ma anche l'opera. No, ma fu bello tutto. Addirittura mi ricordo che in Bianca contro Becky rimanemmo tutti ammutoliti, perché eravamo presi da... Cioè, fu bellissimo, che mi ricordo che il Baro disse: oh, ma non parla nessuno. Perché eravamo tutti lì ammutoliti da quanto era bello. Cioè, secondo me... Questo incontro qui, questo pay-per-view qui è stato perfetto, cioè, come WrestleMania 1, adesso non magari proprio come quello, però... Poi c'è stato l'arrivo delle Damage Control, che là per là è stato... Cioè, Bailey che è tornata... Sì. Ok, che mo diciamo, vabbè, Damage Control, ma all'epoca non era ancora una roba così... Cioè ci siamo rimasti di sasso. Sì, no, esatto. Per Finde, devi aggiungere qualcosa che abbiamo detto solo io e Simon. Beh, io... voi l'avete messo tutti e due in WoW, vero? Sì. Sì. Quindi io automaticamente ho perso, perché io lo metterei su WoW, perché io delle note dolenti qui le vedo. Nel complesso un gran pay-per-view, questo è fuori discussione, si sta parlando di WoW, abbiamo detto tra il 7 e l'8. Sì, come dare 8. Esatto. Però secondo me ci sono un paio di note dolenti, esempio il 15 minuti tra Usos e Street Profits, nessuno credeva che gli Usos avrebbero perso. Mi ricordo un match con un approccio di una scontatezza fuori dal normale. Jeff Jarrett. Esatto, sì, vabbè. Quindi questo secondo me è una pecca, quasi 15 minuti di match. E ci aggiungo anche il discorso eccolo qua, Pat McAfee e Happy Corbin, che ora a pensarci bene non fu certo un gran capolavoro, però si sta parlando di match fondamentalmente riempitivi che non spostano poi alla fine il giudizio totale di una card che è stata sontuosa, una riuscita ottima secondo me. Quindi io in questo 7-8 di Yo Uovi lo do volentieri, al netto di quelle due pecche. Cioè il pay-per-view perfetto poi diventa difficile farlo, eh. Cioè, poi... adesso abbiamo messo Night One, se non sbaglio, sì. Cioè Night One, cornice, WrestleMania è tutto, cosa li vuoi dire, nulla. Peraltro pay-per-view di Triple H, primo pay-per-view di Triple, esatto. H. Sì, primo pay-per-view di Triple H. No, va bene. Non mi sento di dargli il top assoluto, lo metto un gradino sotto, io e voi, ma ben felice, ripeto, pay-per-view, secondo me,
più che no, godibile è poco, cioè, è un gran pay per view, stop. Io uovi però va bene, va in WoW perché siete in due voi, va benissimo. No, però adesso per me anche il, cioè, l'open e il main event vanno, cioè, hanno un'attacca troppo alta per come peso tra le cose che sono andate bene, no. Cioè, i due main, sì, no, solo uno di due. Certo. Cioè, due main event, l'opener e il main event sono stati, secondo me, pazzeschi, bellissimi. Fuori di testa, ma diversi da loro. Esatto. Tira sempre fuori le tire, questa era delle stable. Sì. Che Maneskin sono una stable alla fine. Sì, sì. Esatto. Come Judgment Day sono... Esatto. Esatto, sono il Judgment Day. Sì, ho Thomas, il batterista, assomiglia un po' a Damien Priest. Sì. Anche se mi sa manco si chiama Thomas. Ethan si assomiglia a Damien Priest. Ma è Damiano a Rhea Ripley. Devo dire. Sì. Oh, ci assomiglia. Assomiglia, forse era uguale, lascia sta. Clash at the Castle. Kickoff, Madcap Moss, gli Street Profit contro Austin Theory e gli Alpha Academy. Poi, pay per view vero e proprio, le Damage Control contro Alexa Bliss, Asuka e Bianca. Gunther, accompagnato dal resto dell'Imperium, contro Sheamus, accompagnato dagli altri suoi amici, da Ridge Holland e Butch. Liv Morgan contro Shayna Baszler. Edge e Mysterio contro Finn Balor e Damian Priest, Seth Rollins contro Matt Riddle e Roman Reigns contro Drew McIntyre. Parlate voi. Allora, questo è, non ironicamente, l'unico pay per view che non ho visto in diretta quest'anno. L'ho visto a spezzoni, quindi diciamo potrebbe essere alterata la mia percezione. Ovviamente ho cercato di non spoilerarmi niente, partì dal main event, logicamente, e quindi poi andai un po' a ritroso. L'evento in sé, secondo me, è da Yowie Wowie. Però il match che non dovevano sbagliare, lo hanno sbagliato. E non solo lo hanno sbagliato, ma hanno pure cantato con Tyson Fury. Quindi in automatico scende di una tacchetta e fa thank you. Cioè, ripeto, c'è un classico questo pay per view, secondo me, che Sheamus e Gunther verrà ricordato come match, cioè di una durezza rara. L'opener fu buono. Il tradimento di Rey Mysterio, se non erro, divertente. Però, di ragazzi, Dominic Mysterio di Dominic, scusate, però ragazzi, cioè, bye Miss American Pie, esatto. Oh ragazzi, ma immaginate all'Eurovision Drew McIntyre e Tyson Fury che assieme cantano Brividi. Ludo con i brividi, cioè, uguali. Per me è thank you, dai, perché perde, capito? Cioè, c'hai un finale talmente tanto putrido, perché di questo io dopo vidi la vostra live reaction, il bardo fa no, ma non ci credo, lo stanno facendo, tipo, fa una cosa del genere. Sì, fu molto brutta. Sono loro, dovevano fare poi a telecamere spenta, andava benissimo. Magari facevi, cioè, WWE online exclusive, quelle robe che fanno. Cioè, chiudevi, cioè, con Roman che esulta, alla facciaccia dell'Inghilterra, che con Roman che gli va così. E se ne va con le cinture. Invece no, hai voluto fare ripreso con Tyson Fury e Drew McIntyre, che dai, vabbè, ma cantiamo un po' di Oasis, che... Cioè, ci mancava che tirasse dentro due Guinness... E hai fatto lo stereotipo dell'inglese ubriacone che canta, cioè. Tra l'altro, una cosa che a me fece incavolare, poi dopo do la parola a te, Find, è che
non hanno fatto il post match di Cody Rhodes, che ringrazia tutti dopo Hell in a Cell, che era distrutto, e fanno il post match di Drew McIntyre che canta. Questa, sì, è, cioè, questa è una cosa che ce l'ho ancora in testa, è una roba no senso. Chiudere le telecamere e ringraziava le persone, no? Cody col dicendo forza l'America, capito? Con quel tatuaggio che si ritrova, voleva dirlo. Sì, dire superate gli ostacoli e tutto, eh? Sì, proprio esatto, da John Cena. Esatto, sì. Esatto. Find, te invece dove lo metti? Allora, qui c'è da farci subito una domanda. Subito. Perché okay, per dare un giudizio a questo pay-per-view ci vuole un punto di partenza. Dobbiamo contare quello che è successo alla fine per dare il giudizio al pay-per-view? Vabbè, fa parte del pay-per-view, quindi sì. È andato on screen, quindi sì. È un aggravante, sì, mettiamola così. Ok, allora per me questo pay-per-view va in deluso. Sono d'accordo con te. Perché è devastante quello che è successo alla fine. Io mi ricordo che avrei potuto avere qualsiasi tipo di entusiasmo dalla stretta di mano alle canzoni, non una, ma due. Io, finito il pay-per-view, ero incredulo di quello che avevo visto. Cioè, ero scioccato da quello che mi avevano fatto vedere. Ecco, vedi, io non avendolo visto in diretta, cioè come ho visto che cantavano, ho detto vabbè, ma va là, vattene a pesca. Simon, in diretta è stata una roba agghiacciante. Sì. Ho perso proprio... Cioè, tra l'altro... Un infortunio non ti lascia quella roba lì, perché l'infortunio ti lascia lo shock, no? E la preoccupazione. Una roba del genere è scritta, è decisa. E decidere di fare una roba del genere, secondo me è qualcosa di veramente è un abominio. È un abominio. Mi prendi? No, aspetta, prendimi Marco. E io qui ti do torto, perché no, Crash the Castle è la prova che Triple H non lo fa il fan service, perché se tu vuoi fare il fan service lì vince Drew. Esatto. Cioè, secondo me il più Triple H e canta con i titoli in mano. Esatto, cioè che canta and so your sex is on fire, che canta i Kings of Leon. Cioè, no, se davvero dobbiamo contare quello che è successo andato on screen, e allora io qui posso dare anche io i uovi al pay-per-view e no sense, perché boring comunque ha un senso. Cosa ti ha lasciato quel pay-per-view? Mi ha annoiato, quindi boring. No, a me non mi ha neanche annoiato, ma mi ha distaccato dalla realtà. Esatto. E quindi, tra l'altro, deluso, perché il resto del pay-per-view è andato benino. Quindi deluso è già un regalo, ecco, perché quella roba lì è veramente da no contest, da senza voto, e dire no, questo non è una roba che si può vedere. Io a lui, esatto, lo festeggio. Tra l'altro un'altra cosa, che dopo hanno fatto una conferenza stampa e io mi ricordo che rimasi lì col Bardo anche perché io mi ricordo che rimasi lì col Bardo in diretta a vederlo, perché dice adesso ci daranno una spiegazione di tutto ciò, cioè perché hanno cantato, perché... Ma figura, invece fu una tutto il tempo una cavolata incredibile. Quanto siamo figli, che abbiamo fatto un botto di soldi in Inghilterra. Poi io, esatto, non mi dimenticherò mai, ragazzi, Roman Reigns che arriva con l'asciugamano alle spalle, si siede, gli fanno una domanda tipo sul Galles. Lui adesso, cioè, la cosa, il Galles mi dovrà riconoscere, e se ne va. La cosa che mi viene da ridere, poi, no? Abbiamo detto non dobbiamo guardare le cose a posteriori e non lo stiamo facendo. Però qui una cosa mi viene. Drew McIntyre, abbiamo detto tutti, hai perso il match della vita e sta lì a cantare. Okay? Esatto. Ora, io, il fan di McIntyre, io voglio vedere quando riesulterà per un titolo massimo vinto da Drew. Vabbè, si è messo a cantare perché tanto poi lo rivincerà prima o poi. Perché il match della vita?
Ok, intanto quello l'ha perso e cantava. Ora vuole vedere quando lo rivince il titolo mondiale. No, ma pensa che fa quando vince il titolo mondiale. Cioè, se quando lo perde si mette a cantare con Tyson Fury, che fa? Cioè, si butta nella piscina tipo Damian Priest ad NXT, che si butta con le modelle mezzo nude in piscina con lo quando champagne. Vince il titolo mondiale arriverà Big Show a pretendere un match. Sì, è sì. Vero, è successo. Tornando io e Face nello stesso promo, esatto, lo stesso promo ti torna due o tre volte. No, però a parte tutto, era, la mia cosa su Drew a posteriori è buttata lì. Tra l'altro, lo sapete, io a me Drew è sempre piaciuto e piace tuttora, e credo che prima o poi un altro regno prima o poi se lo farà, e se lo merita anche secondo me. Però insomma, dai ragazzi, a casa sì, sì. Perdi un match del genere. Poi c'è stato dell'overbooking clamoroso, perché poi se andiamo anche a vedere prima, c'è questo Theory che arriva con la valigetta e si prende in destro da Fury. Cioè siamo nel però per me quello va bene. Per me quello va bene. Siamo nel piano dell'adrenalina. Siamo nel piano dell'apice dell'adrenalina di un match. Non mi ci può mettere una roba comedy, perché quello per me è stato comedy. Vedi arrivati. Sì, però quasi quasi ci sto. Ma io quasi quasi ci sto a quello. Cioè, sì, ci sto anch'io. È il modo migliore. Cioè, solo che ragazzi, la metà di noi non guarda NXT. Cioè, come lui si è levato il cappuccio, regà, si è sentito. Cioè, proprio tutti a dire: ecco un altro samoano. Questo è, cioè, tutti, io sfido chiunque ad aver pensato: questo è un altro, è il fratello degli Usos. Cioè, per me, sì, solo per no, esempio. Sono il male minore queste robe, però davvero, cioè... Guarda, un'altra cosa che a me fece imbestialire, visto che stiamo parlando del main event, è stato che Tyson Fury dà la mano a Roman Reigns dopo che ha vinto. Sport. Dopo che Roman Reigns ha vinto rubando, come per dire sì, sei stato bravo de che hai vinto rubando. Ma vabbè, no, ma io ti spiego perché tu non segui la box. Devi sapere che Tyson Fury ogni tanto, quando l'arbitro non guarda, dei calci nelle palle agli avversari, e quindi dice: bravo, hai imparato come faccio io. Cioè... Esatto. E poi, tra l'altro, un'altra cosa che mi fece imbestialire è che si vociferava di un incontro tra Drew McIntyre e Tyson Fury. Ma meno quindi, male, ma meno male. Io pensai, va nel ring, Drew McIntyre è incavolato nero, lo stende con una claymore, e almeno ho qualcosa, sì, capito? Ti avrebbe dato la giustificazione lì sul momento. Esatto, ma almeno guarda, qualcosa. A questo punto, ma invece Abominio doveva niente. Essere Abominio, è stato meglio così, perché queste robe... Poi se mi dai anche McIntyre contro Tyson Fury, cioè veramente no. Vabbè, ma ci sarebbe stato dalle 2 mesi l'evento in Arabia, quindi pensi, dai. Sì, infatti c'era già Logan Paul contro Roman, basta, direi che basta così. Basta e avanza. Andiamo al prossimo, ovvero Extreme Rules. Extreme Rules, i match sono questi: i Brawling Brutes contro l'Imperium, Ronda Rousey contro Liv Morgan, Mazzarri contro McIntyre, Bianca Belair contro Bayley, Balor contro Edge e Riddle contro Rollins. Dico la mia, poi ti lascio a te la parola, Finder. Il match migliore della serata secondo me è stato quello tra Finn Balor ed Edge, l'Equid match, è stato un capolavoro secondo me, come è stato bello l'opener. L'Extreme Rule match è stato funzionale a quello che doveva essere, ovvero far fare questo cambio di gimmick a Liv Morgan, di personaggio, insomma renderla più estrema. Mentre Drew McIntyre, che ha combattuto contro questo sconosciuto che non mi ricordo chi è, non so chi sia, non mi viene il nome, e il Five Pit molto deludenti. C'è però anche da dire che è rientrato Wyatt, che comunque, essendo dentro il pay-per-view, fa parte della card, e non posso neanche fare a meno di tener conto di come è arrivato. Cioè, vuol dire con tutti comunque quei QR code, quelle sere passate a cercare di indovinare tutto. Quindi, al netto di questo, con due incontri bellissimi, il primo è Finn Balor,
Bianca e Bailey un po' me, Ronda Rousey e Morgan carino, facendo una media comunque tra tutto va in thank you. Te Simon? Deluso, perché deluso? si salvano due incontri, attimo, ho perso l'inquadratura, ecco, si salvano due incontri, cioè Finn Balor contro Edge, che per me è un gioiellino, e quello tra i tra i Brolin Brutes e il team Imperium. Però poi del resto, raga, poca roba, il ladder match veramente brutto, scritto male e raffazzonato. Il match, il main event, ragazzi, abominio doveva essere, abominio è stato, si salva poi, cioè è un evento, secondo me ce ne ricorderemo veramente solo per Wyatt, cioè che è quasi da considerarsi un bonus, secondo me, perché cioè proprio una cosa staccata. Cioè, vabbè, però come abbiamo tenuto conto di Drew, va tenuto conto anche diverso, di questo. Secondo me è un peso diverso, perché non si lega direttamente al match che c'è stato. Cioè, secondo me. Cioè, Clash of the Castle, la mostruosità che c'è stato dopo il match, è stata subito dopo, capito? Cioè, era conseguenza. Cioè, alla fine là si sono spente le luci, non è che è attaccato Riddle o Seth Rollins. Cioè, è avvenuto il ritorno, però è stata un po' una cosa un po' più staccata, cioè è stato un segmento a sé stante, capito? No? Quello che voglio dire, per questo lo valuto così, però comunque lo valuto come parte del pay-per-view. Secondo me è un deluso, perché ero partito proprio la delusione, capito? Sono arrivato con tante aspettative che sono state disattese. Allora, parto dal punto di vista che Finn Balor contro Edge per me è un capolavoro. Un match che ha portato long term storytelling, aspettiamo tutti questa rivincita che probabilmente sarà fatta a WrestleMania. Finale crudo, crudele, da cattivi veri, con Becky e Beth esanime a terra, Edge che ci aveva detto una cosa che a me è piaciuta tantissimo e l'abbiamo già citata in passato. Non esiste, lui ci aveva detto come avrebbe ceduto, però non ci pensi mai finché non lo vedi. Lui ha detto: non ci sarà dolore fisico che potrà farmi dire I quit contro di te. E è stato proprio così. Lui ha ceduto per il cuore, per l'anima, non per il dolore. Il dolore non l'avrebbero fatto mai cedere. E questo per me è un altro di quei match che metto lassù in cima, insieme alla Linesel di Cody, insieme ad altre cose. E questo secondo me è già un punto clamoroso nel pay-per-view. Ci metto un paio di punti carini che sono stati, secondo me, Ronda contro Liv è stato carino, è stato importante per la narrativa di Liv, è stato importante anche per togliere il titolo, secondo me era il momento giusto per toglierlo, primo regno va bene così, ha fatto, credo sia una delle pochissime in WWE che nel tabellino è in vantaggio contro Ronda Rousey, per quanto poi una sia dubbia, avrebbe ceduto, però alla fine sono state due vittorie contro una sconfitta, e è stato carino anche il discorso di Extreme Rules in quel match, che è stato funzionale proprio al tipo, al carattere, l'evoluzione caratteriale, quindi mi è piaciuto anche quel match lì. Male, molto male il ladder match tra Bailey e Bianca, ma non tanto per il risultato. Può anche perdere Bailey, non c'è problema, ma perdere così è veramente disarmante, oltretutto anche poco logico, visto le non interferenze di chi avrebbe dovuto interferire. Cioè, no, sono interferite, aspetta, oh! Quando la mette a panino sotto il paletto... No, hai confuso due match. È confuso, quello è il last man standing di Crown Jewel. Intanto scusatemi, ringrazio Zio Charlie 24 che si è abbonato per il quarto mese. Grazie mille, grazie Zio Charlie. Grazie mille per l'abbonamento. Chiedo Veni alla scala incastrata all'angolo, ma mi ha deviato sul ladder match. Comunque, cioè, non me lo ricordo sicuramente come un match
memorabile, ecco, ladder match dove mi ricordo che Bayley perse su tutta la linea, una vittoria fin troppo facile da parte di Bianca, quindi male secondo me come scrittura, può perdere ma non così, ecco, cioè, fu una vittoria troppo schiacciante. Malissimo il fight pit, ma l'abbiamo detto in tutte le salse, per me è iniziato a diventare brutto quel match 5 giorni prima, quando hanno annunciato l'arbitro, per me è stato già quello lì un autogol clamoroso e tutto il resto. Poi si arriva a Wyatt. Wyatt, premetto, fin qui per me è un pay-per-view da thank you, perché il match tra Edge e Balor per me è una perla assoluta di narrativa e anche di esecuzione, è stato intenso come pochi. Arriva Wyatt, che è vero, non è legato per niente al pay-per-view, è una cosa, paradossalmente, per scherzare, l'avresti fatto poter tornare alla stessa maniera anche a SmackDown, non avrebbe influito nulla, cioè tecnicamente lo puoi, in quella maniera lo puoi far tornare dove vuoi. Hanno scelto di farlo tornare Extreme Rules come extra bonus al pay-per-view, però la cornice, l'impacchettatura, le luci, l'atmosfera, il sapere se viene o no, perché poi c'erano rumors come ci sono stati per tutti i pay-per-view da quando è stato licenziato. Poi non arrivava mai. Ricordate quando davo il 2%, il 5%, Extreme Rules detti il 90%, ci beccai pieno. Arrivò e poi arrivò in quella maniera lì. Io, se dobbiamo valutare anche l'esterna, mi alza ad un gradino anche questo. Io, match di Edge, arrivo di Bray Wyatt e la sufficienza piena del match di Liv, sono 6 match, abbiamo una perla, una cosa clamorosa e un buon match, si può stare tranquillamente su fra Thank You e Yowie Wowie. Vedendo cosa c'è tra Thank You e Yowie Wowie, mi sembra giusto collocarlo su Thank You, ecco, lo metto lì, però non cioè, proprio per, quindi per niente sondaggio, no, non lo so, no niente sondaggio, lo metto su Thank You perché proprio vedo su Yowie Wowie delle robe oggettivamente migliori nel complesso, ecco. Però per i picchi che ci sono stati, secondo me Wyatt e Edge quella notte lì sono due spot che meriterebbero più alto di Thank You abbondantemente. Quindi dove vai, su Thank You? Sì, vado su Thank You, vado su Thank You in linea generale, sì, abbondante. Oppure come, cioè, Thank Howie, Thank You Wowie. Think, se wow, esistesse una categoria del genere l'avrei messo lì, sì. Andiamo al prossimo, che è il mitico Crown Jewel. L'incredibile. Guarda, Chris, giusto una cosa, Chris Ayan dice che sono almeno 3 schifezze in questo pay-per-view. Sono d'accordo, però ci sono 2-3 picchi che sono veramente clamorosi, secondo me. E se dobbiamo fare una media in quelle 2 picche lì, cioè alzano, cioè se ci sono 3 schifezze ma 2 capolavori, diventa dura metterla sotto la sufficienza, poi no, che non è di avere 3 schifezze e 2 capolavori, 3 sufficienti, cioè 3 schifezze ma poi c'è due robe clamorose. Comunque, sì, esatto, sto a parlare, no? Cioè, esatto, sì. Allora, Crown Jewel, Brock Lesnar contro Bobby Lashley, Dakota Kai e Io Sky contro Alexa e Asuka, Drew McIntyre contro non si sa chi, Judgment Day contro lo sì, Braun Strowman contro Omos, gli Usos contro Butch e Ridge Holland, Bianca Belair contro Bayley e Roman Reigns contro Logan Paul. Questo pay per view qui va in boring. Sì, tutto sbagliato. Questo pay per view qui, tutto sbagliato, soprattutto il main event. Ma soprattutto il secondo match, direi. Allora, l'unica, il secondo match da Dakota Kai e Alexa? No, il terzo allora. Drew McIntyre contro non si sa chi? Sì, quello là mascherato, no, che c'ha la moglie super figa. Non so chi sia questo qui, mi pare che abbia allenato però in passato, mi pare, Regina, potrebbe... Napoli, Inter,
Sì, l'Inter, poi dove è andato dopo? In Inghilterra anche. È vero, sì. TikTok. Mamma mia, che schifezza. Finta. Il main event che dicono sì, ci sarà il loro angolo, uno la Bloodline e l'altro il fratello, entrano, non c'è nessuno. Bene, quindi il match non finirà finché non arrivano tutti, a posto, arrivano tutti in controfinta. Poi Jake Paul, non si sa perché, non è uno della WWE, però c'ha la sua musica d'ingresso. Sì, esatto. Nel Cioè, frattempo li hanno preparati. esatto, pure il Titantron. Ma Mamma mia, mamma il mia. ring che è Avete messo tutti e successo? due Boring? Sì. Sì. Io lo metto in W, Quindi dillo. io conto come una goccia d'acqua nell'oceano. Ok. Non sposto niente. Come al solito. No, perché per me non è proprio da Boring. Ora, non è sicuramente da Wu, però Boring, ragazzi, è devastato. Cioè, secondo voi è stato il peggio pay-per-view dell'anno? Sì. 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 Ascolta, ascolta un attimo. Allora, adesso, no, a parte gli scherzi. Allora, Brock Lesnar contro Bobby Lashley, carino. Un bel incontro, bello. Dakota Secondo Kai me e Sky contro... Ok, secondo me il Bobby Lashley contro Brock Lesnar forse è il peggiore è il peggior della serata, però vabbè. Ma per me è il migliore. Ok, Per me è il appeso. migliore. Vabbè. Dakota Kai, io Sky, me. Vabbè, Drew McIntyre ha fatto una passerella, niente di che. No, io invece direi più che altro un pay-per-view che ho messo di un quarto d'ora con dentro Carreon Mazzarri, ma può andare oltre il boring? Cioè, sai, su, mo detto seriamente. No, vabbè, però vogliamo analizzarlo un attimo seriamente. Judgment Day contro sì, non è successo nulla. Nulla. E Elettrocardiogramma piatto. Braun dov'è Strowman Fallogramma? contro Omos. Penso che non ci sia nulla da Il dire. tag team femminile cosa ha detto? Che normale, cioè, se vuoi gli do la sufficienza, gli do thank you, to, rimanendo su questa tire. C'è l'arrivo di Nikki che fa vincere, butta giù Alexa. Appunto, gli do thank you. Ok. Non è che hanno fatto robe. No, ok. C'è il cambio di Usos turno, ok. contro Butch e Ridge Holland, spoilerandoci già che una settimana dopo avrebbero fatto il match contro il New Day. No, non è vero perché in realtà qua ti correggo perché ho detto il vincitore di questo incontro. Molto work smarter, non harder. Esatto. Bianca Belair contro Bayley. Io ho ancora in mente il go-kart che va più lento di una formica E zoppa. Vabbè, comunque con Bailey che comunque arriva lunghissimo e si ammazza sul cemento. lì non è colpa sua. E No, però Roman Reigns contro Logan Paul che sì, deve essere, ci sono tutti, la Bloodline e il suo fratello lì al loro angolo e tutto, entrano, non c'è nessuno. E tu dici, bene, l'incontro non finisce finché non arrivano tutti. Arrivano tutti, Superman Punch, Spear, 1, 2, 3, tutti a casa. come tutti i match di Roma quest'anno, probabilmente. No, ok, Vabbè, però via. quello che ti voglio dire è che se fossero arrivati tutti quanti assieme, avresti avuto l'incontro fatto. Ma col fatto che arrivano dopo, cioè sai già che finché non arrivano, il match non finisce. Ma E sai, non sta. io posso accettare una cosa, che non ci siano gli amici di Logan Paul a bordo ring, ma ci sia solo Jake. Ma gli amici c'erano, li hanno tirati via da Eh sì. bordo ring. Ma io accettavo se cioè proprio a bordo ring dentro dove stanno gli atleti ci stava Jake Paul all'inizio. Sì. Certo, lo so che siete incavolati neri per il boring, però Oh, diritto. non. Allora io per chiudere, per farla breve, ripeto, per me non è certo uno dei pay-per-view memorabili o senza difetti. Boring la vedo un po' pesante, però mi rimetto a voi e nulla. Io l'avrei messo fra thank you e deluso, sinceramente. Un gradino, due gradini più sopra. Cioè, se parliamo di Extreme Rules, allora, cioè, se togliamo Wyatt dal discorso che avete fatto voi, Extreme Rules che roba è? È migliore comunque.
Sì, è migliore per cosa? C'è un match che era main event che è stato un disastro. Sì, però c'hai un ottimo opener e c'è un match incredibile per lo storytelling. Cioè c'hai già più roba. Qua c'è la fine che sì. C'hai. Beh, a sentire voi, Brock Lesnar contro Bobby è stato un bel match. A me è piaciuto. Strowman contro Omos, che a detta di tutti per le aspettative che c'erano è stato buono. Oltretutto ha vinto Strowman, quindi meglio. No, io quell'incontro lì proprio non mi è piaciuto. Vabbè, sono punti di vista. Tanto c'è, alla fine c'è, non è che li davo 8, quindi... Sì. Davi 9. No, assolutamente. Vabbè, scherziamo, però per me era un match che può arrivare sotto la un pay-per-view che può arrivare sotto la sufficienza risicata tra Deluso e Thank You. Deluso cos'è? Un 4-5. Thank You è un 6. Io un 5 glielo riesco a dare tranquillamente, ecco. No. The Boring è una... a 0-2. Boring è un 2, un 2, un 4, toh. Però al di là di questo, Extreme Rules ha avuto anche, che Crown Jewel non ce l'ha avuto, un crescendo, cioè un sali scendi di emozioni. Crown Jewel è stato piatto, andava sempre più giù. Extreme Rules ha avuto anche, per dire, il match tra Liv Morgan e Ronda Rousey, che è stato carino. Sì, è stato carino. Qui non, abbiamo avuto tutti incontri... Tra 5 e 6, cioè, poi abbiamo avuto due schifezze, cioè, due robe che... Cioè, non hai avuto quel momento a dire wow, sì, che allora te lo porta un po' su. Cioè, lì è stato tutto un basso e un main event che per me... Cioè, il main event è ridicolo. Cioè, per me il main event è... Cioè, alla pari del Five Pit, per me questo è il peggiore main event che hanno fatto, Ma è molto diverso, perché qui sono caduti secondo me nell'overbooking, cioè hanno fatto un casino con le entrate, gli ingressi, i run-in degli amici, dei fratelli, dei cosi, degli Usos, cioè hanno fatto un... mi viene da chiamarlo overbooking, cioè mettili subito lì, così sai che ci sono e buonanotte. Esatto. Se li metti subito lì, allora magari mi può andare anche in deluso. Sì, però poi alla fine... sarebbe successo quello uguale, è vero, sai che deve venire Jack Paul e tutto il resto, però anche se è lì, finché non lo vedi andare nel cuore dell'azione è uguale, sai che non finisce nulla finché Jack Paul non farà qualcosa, anche se è lì a bordo ring. Ok, però almeno se il risultato poi deve essere comunque quello, alla fine è come mettere, come ti posso dire, buttare un po' più di pasta nel piatto e vabbè, mangio anche questa. Cioè, non ti piace uguale, però ormai ci sei, la finisci. Allora, no. Chris Cyan... no, qua hai detto una... Scusa, qua no, ti stai sbagliando. Io non ho mai detto questo, anzi... Io più di ogni danza diretta ho detto i pay-per-view arabi ci stanno... Poi ci posso discutere miliardi di cose, anche su Discord l'ho detto, lo puoi trovare. Anzi, ho detto pure, sono anche favorevole, perché per dire una cavolata, sono in un orario favorevole a noi, non dobbiamo fare le 6 di mattina che mi sminchio il ciclo, esatto, del sonno per 3 giorni. Per dire, io non sono contrario ai pay-per-view arabi, per me è folle essere contrario ai pay-per-view arabi. Puoi dire alcune cose, secondo me gli eventi arabi hanno alcune criticità sulla nazione ospitante e tutto, come... però dirlo in principio è sbagliato, cioè io non parto prevenuto. No, ma io uguale, io a Crown Jewel il Finn ha vinto il titolo universale contro Seth Rollins, quindi per me è più rare. Che poi premetto anche una cosa, a Super Showdown, però io ho buoni ricordi anche. Che poi tra l'altro il Crown Jewel, quello prima dell'Elimination Chamber, era cioè, per bello, per me quello lì è stato bellissimo. Sì, quello con la linea. È come tutti i pay-per-view, sì, ragazzi. C'è quello che esce meglio, c'è quello che esce peggio. Lo puoi fare a Jeddah, lo puoi fare in Australia, lo puoi fare in Galles. Poi se esce bene, esce bene. Se esce male, esce male. È chiaro, c'è una cosa. Questi pay-per-view hanno anche una chiave di lettura che tende a strizzare l'occhio magari a uno spettacolo diverso per concezione,
per headliners scelti per quel tipo di pay-per-view, perché magari c'è anche un discorso di dover conquistare un territorio nuovo, ma questo fa poi neanche è più vero. Cioè, questo succede anche a WrestleMania, ragazzi. Ma sì, ma cioè, non è neanche anche WrestleMania ci presta per i match con la celebrity o con il comedy di turno che abbiamo visto prima, che è uscito alla grande. Quindi sì. Esatto, ma guarda che poi neanche secondo me è un po' più, cioè quando sono anche luoghi comuni, cioè non è più rispetto sì. Ai primi, mo sono praticamente eventi normali, cioè eventi qualunque, non escono così tanto come i primi che c'erano ste robe tipo una Greatest Royal Rumble, cioè cristalli. Grandissima quella. Esatto, cioè il problema che ho con questo pay per view è che molte volte, cioè questo evento ha avuto tutti i match da a malapena sufficienti e un pay per view che non mi è piaciuto, un main event che non mi è piaciuto. Se a te è piaciuto, bravo, che te devo dire. Cioè... No, più che altro sai cosa? Una cosa che mi è capitato in questo evento, che non mi è capitato in nessuno degli altri, è che alla fine della diretta ero stanco. Cioè, mi sembrava veramente di aver visto WrestleMania 35 che durava 9 ore. Cioè, ero veramente... Poi sta tanto alla percezione del momento di cui uno... Sì, stiamo ragionando comunque da tifosi, cioè anche te hai messo... Come dice Parrucco... Magari Parrucco è finito il pay-per-view e l'ha vissuto che è arrivato a un fondo e si sembrava più pesante di altri. Quindi vuol dire che a te ha lasciato questo alone di meno esatto. Trascorrevolezza di altri eventi. Ma questo a prescindere da qualsiasi tipo di pay-per-view sia. Per dire, Clash of the Castle sta là. Mm. No, perché è un pay-per-view brutto in realtà. Se tu prendi match singoli è un ottimo pay-per-view. È per tutta una roba che è successa come ultimo match che l'ha tirato giù. Ma di per sé i match sono pure buoni, meglio di anche di quelli di Extreme Rules, di Alina Sel, di Day One. Semplicemente a quel match su cui era messo l'evento, su cui si reggeva tutto, che ha fatto schifo. Esatto. Poi ognuno è libero di dire quello che vuole, però... Ma certo, ma certo. Cioè, per me è un pay-per-view insufficiente e anche gravemente. Cioè, ognuno è libero di pensarla come vuole, poi. Esatto, esatto, esatto. No, per me sono stati, a parte il primo... che gli do la sufficienza, tutti gli altri sono stati da 5, 4 alcuni, e poi un main event che per me non ha senso, come non ha senso il main event del Money in the Bank con Austin Theory che entra e dice che entra all'inizio, quindi so già chi vince, e sto buttando via 20 minuti, uguale questo main event, finché non entrano tutti non vince, cioè non finisce il match, e in più, nonostante dopo entrano tutti, e dura 3 secondi dopo, cioè Superman Punch, Spear, 1, 2, 3, tutti a casa. Neanche da dire che magari dopo hanno fatto 5-6 minuti di lottato, quindi sai, può essere un po' combattuto, eccetera, eccetera. Entrano tutti, Superman Punch, Spear, 1, 2, 3, fine. Posso dire una cosa solo per chiudere il capitolo di Croncio? Non lo puoi accettare, ma è la nostra tier list. Scusa se ti abbiamo detto. No, vabbè, ma ci sta. Chris è stato praticamente... È stato in accordo con noi per quasi tutta la tier list. Ma sì, ma... E poi arrivano dei pay-per-view che sono divisori, ma è normale, ragazzi. Esatto. Cioè, parte dei, no, sono quelli... del gioco. Io, per esempio, sono stato più morbido rispetto a Simon e Parrucco. Per me era un pay-per-view che può arrivare alla sufficienza, secondo me. Però è soggettivo, cioè è innegabile. Cioè, come a me... C'è gente che dice l'incasso di Liv contro Ronda è una roba che non si può vedere. A me è una delle cose che è piaciuta più nell'anno, no? Ma non perché sono tifoso, perché ho visto la narrativa in 30 secondi, magari sono matto io. Beh, però, pochino. Però è tutto, ognuno la vive, ha le sue sensazioni e ha le sue... Siamo tutti spugne diverse, no? Ogni spugna assorbe alla sua maniera, quindi fa parte... È bello anche dibattersi... E ragionare poi sugli spunti che ti dà uno, no? Esatto. A me, per dire, a me il fatto che Liv sia diventata campionessa così per la prima volta non è piaciuto, avrei voluto un'altra storia per lei, ma sono opinioni personali. Ora, per andiamo esempio, ma... Survivor Series, che è il pay-per-view più recente in ordine cronologico. Survivor Series, allora, il War Games femminile. Io lo so di già che ora si va a finire che siamo tutti alla rovescia, sta a vedere ora. Allora, War Games femminile,
Bianca, Alexa, Asuka, Miaim, Becky contro Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross e Rhea Ripley. AJ Styles contro Finn Balor, Ronda Rousey contro Shotzi, Austin Theory contro Seth contro Bobby, e il War Games maschile, la Bloodline contro Drew McIntyre, Kevin Owens, Sheamus, Rizzolan e Butch. Per me va in deluso. No. Per me va in deluso. Ma nella vita. Ma nella vita. Per me va in deluso perché il primo match, il War Games femminile, è brutto. Brutto, brutto, brutto. Non succede niente, è fatto tutto per far vedere che Becky è ancora fortissima. AJ Styles contro Finn Balor. Me. Non è cambiato niente. Non è cambiato assolutamente niente. Non c'era nulla in palio. Non è cambiato niente. No, scusami, deluso. Va in thank you. Ronda Rousey contro Shotzi. Iniziamo a salire. Il match 3 carino. Il match 3 è stato bello. E il main event ha avuto una bella storia. Quindi facendo una media tra 2,5 che sono un po' così e 2 che sono più carini, per me va in thank you. Hai detto deluso prima. Ho sbagliato, forse perché ho sbagliato. Ho sbagliato. Oh, è sempre a 10:30, dai, scusate. Va in thank you. Allora. Per me gli Awi Wawi, pensa, perché alla fine non sono così disfattista su quello femminile, cioè ha delle problematiche che sono tipiche della divisione femminile, però che ne so, cioè il match di Shotzi e Ronda doveva essere una roba che durava 2 secondi, invece hanno fatto un match molto migliore di quello che pensavo. Poi 7 minuti, doveva durare 2 secondi. Io pensavo durasse addirittura meno di 5 minuti, cioè giusto un po'. Che invece hanno fatto, no, lo spot in cui lei si lancia, cioè lei, oppure ha fatto delle manovre. Cioè, è stato un match che Shotzi ha mostrato quanto è forte, quanto è capace. Quindi, io mi sento di promuoverlo anche di più. Il match a 3 che gli devi dire, è stato un match a 3, secondo me, ottimo. Cioè, come dovrebbero essere i match a 3 nei quali tu non stai 2 ore a vedere quelli che stanno in ginocchio o che guardano per preparare lo spot, anzi no. Tutte le sequenze sono conseguite in maniera ottimale con mosse fighe, poi può piacere o non piacere, però io mi sono divertito tanto, anche la storia l'ha portato, era figa. E poi il War Games maschile secondo me è stato combattuto bene, raccontato in maniera divina, cioè noi ogni volta che succedeva qualcosa con Sami Zayn stavamo là a guardare pensando che stava succedendo qualcosa di importantissimo. Che io vedi, cioè, per là abbiamo, ci ha sospeso l'incredulità. Cioè, là, per sì, me sì. Era Sami Uso. Non do Wu perché per essere Wu dovevano anche le donne nel War Games fare bene. Perché alla fine, cioè, i match importanti sono i 2 War Games. Però uno Yawi Wawi pieno, secondo me. Allora, faccio una premessa per chi magari non era presente nella live reaction. Io sono arrivato in corsa, la prima parte di pay-per-view non l'ho vista live perché ero fuori, sono arrivato in live reaction al termine, cioè ho acceso la televisione, c'era Ronda che esultava perché aveva appena battuto Shotzi, quindi da tutto il pre, quindi il match di Shotzi, il match di AJ Styles e il Elimination Chamber femminile non li avevo visti. Ho chiesto solo il risultato perché giustamente se fare la live reaction essere no spoiler non ha senso, quindi mi sono guardato la seconda parte di pay-per-view in diretta e il resto l'ho recuperato il giorno dopo bello fresco. War Games maschile l'abbiamo già detto in tutte le salse, intenso, divertente, c'è storia, c'è un fenomeno assoluto che è Sami Zayn e un altro fenomeno assoluto che è Kevin Owens, sono 2 mostri totali proprio, cioè sono 2 mostri assoluti, e in più c'è tutto quel contorno di fenomeni anche loro che sono gli Usos, sono tutti quelli che erano lì dentro, hanno il loro perché, hanno fatto il loro lavoro alla grande, quindi War Games maschile riuscitissimo soprattutto a livello di storia, poi il lottato poi è anche un po' vabbè sì, carino, bello, tutto quanto vogliamo, ma non mi interessa in un War Games guardare il lottato.
mi è interessato guardare o gli spot o la storia. In questo match c'è stata la storia, c'è stato un decente lottato, c'è stato un paio di spot carini, ma la storia è stata devastante, c'è una storia veramente importante e portata in scena bene. Quindi War Games maschile promosso alla grande. Match a tre, Theory Rollins Lashley, per me è perfetto, divertentissimo, finale studiato bene, c'è la combo finale dallo stomp, quello sullo sgabello umano, a che poi viene finito il match nello spot dopo, sono gli ultimi tre minuti bellissimi. Incertezza totale, perché chiunque avesse vinto questo match non mi sarei strappato i capelli, non sarei stato sconvolto da nessun tipo di risultato, tutti e tre potevano vincere, ha vinto Theory benissimo. Ronda Rousey contro Shine nella live reaction di, scusatemi, nella live dei pronostici tutti parlavano di sto squash, un minuto e mezzo, due minuti, fatto ragazzi, ma è un suicidio, questo match deve durare almeno 6-7 minuti, ma anche 9, magari 10. Ma è un match dove Shotzi deve apparire sciotta. Io chiedo questo, deve perdere, ma perdere bene. È uscito un match dove Shotzi esce come un pochino rigenerata, nonostante la sconfitta. È uscita rigenerata all'immagine, non ha sbagliato spot, non ha mostrato incertezze che ha avuto in precedenza. Ronda è uscita pulita, è uscita da heel, giustamente, con la Shayna di turno accanto. Quindi questo match ha dato proprio quello che doveva dare, un match uscito perfetto per quello che doveva essere, non doveva essere mica altro, quindi questo doveva essere, questa estate è uscito perfettamente. E c'è Styles Carlander solo lo schippo, è un match che sì, va bene, sono tutti bravi nel ring, c'è Styles, Valor, scusami, vabbè, o sì contro Judgment Day, è un match che doveva uscire così, va bene, diciamo, se ne poteva fare a meno, secondo me, di se quello. Ne poteva fare tranquillamente a meno, cioè, o meglio, era sostituibile da un altro, qualsiasi altra roba. Sì, esatto, questa è forse l'unica nota dolente di questo pay-per-view, perché poi si va all'Elimination al War Games femminile, dove io ho letto di tutto, ho letto dall'estasi all'abbattimento più totale. Io, ripeto, l'ho visto il giorno dopo, quindi l'ho visto con calma, tranquillo, però io da qui estraggo almeno 3-4 cose che mi hanno dato tanto di bello. Allora, c'è stata una fase di lotta tra Io Sky e Asuka che per me è stata un match nel match. Cioè, loro due insieme, in quei 5 minuti che si sono dati di tutti i colori, per me è stato... Cioè, hanno portato il lottato in un ring dove il lottato, in teoria, nei War Games, boh, le può fare anche a meno. Per me quei 5 minuti sono un capolavoro. C'è stata l'interazione tra Alexa e Nikki, dove magari a tanti è sfuggito. Nikki, quando la va a colpire, gli dice sempre scusatemi, Alexa, buonanotte. Nikki, quando va a colpire Alexa, gli dice ripetutamente pensi che mi sia scordata di te, pensi che mi sia scordato di quello che mi hai fatto. Quindi ci stanno dicendo già ora lì nel War Games, cos'è questo stato d'animo di Nikki? Nikki sta covando qualcosa da laggiù con Alexa, probabilmente. Quindi benissimo anche questo. Poi vabbè, Becky Lynch, ragazzi. Becky Lynch ce la stanno raccontando come la imbattibile. È Becky Lynch, ragazzi. Non è che torna e può fare la do drop di turno. Cioè, è arrivata e si è presa lo spotlight. Fino a un anno e mezzo fa era la più acclamata del mondo. The Man veniva giù l'arena, arriva dopo un infortunio, viene giù l'arena e si prende gli spotlight, quindi ci sta. Per il resto, spot pericolosi li ho visti, ho visto situazioni dove tutte lottano, sì, c'è confusione, c'è cose, però vedo tutte bene o male sempre attive, sempre in movimento. Io ci ho visto del bene in questo Money in the Bank, in questo, prima l'ho chiamata Elimination Chamber, vabbè. In questo ci manca solo Hell in a Cell e poi si è a posto. No, cioè, bella Royal Rumble stata. Sì, fra pochino lo chiamerò, non lo so, Scramble Match alla Mike Adamley. Cioè, chi ci ha visto del totale male, cioè come proprio la morte del War Games qui dentro, non lo so, evidentemente è su delle corde completamente diverse da me. E ci sta, è soggettivo, lo diciamo da tutta la tier list e in tutte le tier list. Detto questo, a me è piaciuto tanto, mi sono divertito
e mi tengo quell'asca contro Io Sky come io voglio una rivalità fra loro due. Non so come faranno promo, non me lo chiedete, come parleranno, non lo so, faranno rumori. Sì, faranno rumori, faranno qualcosa di questo genere. Per me questo è per view da Yovi Uovi facile. Facile. E allora va lì. E allora va lì. Scusate se sono andato lungo, ma non avendo fatto la non avendo fatto la reaction poi al bar martedì su questo pay per view, volevo dire la mia qui. Era l'unico pay per view che non avevo mai detto la mia, quindi l'ho presa anche. No, ma hai fatto bene, hai fatto bene. Ascolta, direi, Simon, di fare il sondaggio tra le prime due come facciamo sempre, e poi intanto ci sistemiamo quelli sotto noi. Metto 5 minuti. 5 minuti, solo 5 vedrai. Allora, come mettiamo i deluso? Secondo, devo lanciare il sondaggio. Sondaggino lanciato. Ti devi muovere, su, agile, scattante. Votate, non siate timidi, eh. Allora, per me deluso è... sai, Clash of the Castle... sono buono, lo metto primo tra i deluso. Primo? Sì, e invertirei... Il Castro è da boring. Invertirei Royal Rumble Elimination Chamber. Ah no, lascerei così Royal Rumble Elimination Chamber. Lascia il Castro davanti al Royal Rumble, per me è un abominio. Ragazzi, ma questi si sono messi accanto a... Ma state scherzando, oh... Così da solo, passate matti. Poi thank you. Allora, io metterei primo Elina Cell subito. Sì, day one terzo. Sì, sì, ci sta, perché non c'era, okay. Wyatt, esatto. Qua, io per come sono, io metterei Backlash primo. Subito dopo Wargame. Li metteremo in deve anche prima. Cioè, io ho detto allora... che è il peggiore. Ha detto che è il migliore. Stasera è così. Un giorno dobbiamo fare una tire solo io e lui. Avete... cioè, con c'è due cose sole da decidere, ma dura tipo 5 ore. Esatto. Io lascerei così. Il mare o la montagna? E lì si fa una tier list di 2 ore sul mare, esatto. Allora dai, paro disparo, cioè Seven Fiend, paro disparo, dispari. Perfetto, adesso apro random.org, un sito che genera i numeri, certo. E facciamo così, ogni scelta la facciamo a testa. Ho detto dispari perché Wyatt ha 3 titoli mondiali, se avesse 4 avrei detto pari. Vai, 1 a 10. Simon, hai sbagliato il sondaggio. Vabbè, si capisce. Vai. Dai, allora chi mettiamo? Vediamo chi decide. Io ho preso, vai. Io so paro. Poi non conto niente. 5 disparo, zio Pera. Ne vinci una, Simon, stasera. Io se stasera mi gioco... Se stasera mi gioco che domani sorge il sole, avviene l'apocalisse. Quindi, Find, cosa hai deciso te? Io decido che dopo il martedì viene il mercoledì, da ora in poi sempre. Ok, e in Naui Waui? Si mette Money in the Bank primo. WrestleMania secondo. Survivor Series terzo. E WrestleMania Backlash quarto. Vabbè, si sta a parlare di 8,2, 8,1. Sì, sì, sì. Tra l'altro adesso ne approfittavo, intanto che va il sondaggio, al momento è in vantaggio WrestleMania del 62%, per farvi vedere i voti che avete dato sul profilo del Bardo. Non c'è ovviamente Survivor Series perché... Ah, bella questa cosa! E come bocciature avete messo Elimination Chamber e Crown Jewel... come bocciate, addirittura Elimination Chamber sotto Crown Jewel.
Come fa Clash of the Castle a stare lassù? Hanno deciso di non contare i Sanremo. Non lo so, si vede che si vede che hanno escluso Sanremo, dai, hanno detto vabbè, Sanremo non conta. No, ma tra l'altro adesso i voti del Bardo vanno tra il 4 e l'8, quindi non c'è il 9 e il 10. E quindi comunque avere già dopo aver visto i voti anche sulla pagina del Bardo Cristiano e chi è il pazzo adesso? E chi è il pazzo? E lì credo che siano veramente centinaia di voti, credo, che hanno fatto questo numero media di 3.000 voti. Su 3.000 voti, ragazzi, è quasi un'elezione. Quindi direi dai quello paesino dell'Umbria può essere. Sì. Però direi che siamo stati comunque abbastanza bravi. Sì, diciamo che Clash of the Castle è stato l'unico veramente giù che noi abbiamo votato. È l'unico che avrei messo in boring, pensate. E lì è terzo. Esatto. Quando dicevo che voi parlavate, non mi ricordo che Pepe vi ho fatto, ragazzi, dopo c'è di peggio. Non mi ricordo qual era Day One, mi sa. Forse Day One. No, eravamo più avanti. Forse Elimination Chamber. Comunque. Voi avete fatto viso come dire di peggio di questo. Sì. Clash of the Castle. Comunque ha vinto WrestleMania. Ci sta. Vabbè, sì, è giusto, ci sta. Ha vinto WrestleMania col 62%. No, ma ho proprio cannato di brutto. Sì, hai proprio fatto... Hai fatto... Chi vince? WrestleMania Night 2 o Survivor Series War Games? Bene, ragazzi, dai, direi che siamo in chiusura. Io vi ringrazio per essere stati qui. È stata una tier list molto, molto bella che, secondo me, fa notare una cosa importante, che comunque i pay-per-view, la maggior parte, sono tutti buoni, se non ottimi. Ma sì, infatti quest'anno direi, è buono. Quest'anno direi che è stato... Cioè, per me rispetto... 9 su 13 sono dalla sufficienza in su. Esatto. Per me rispetto al 2018-2019 si è saliti. Cioè, per me il 2018 è stato proprio un pessimo. Cioè, ma anche... 17-18, ma anche in realtà una parte del 2016 che tutti incensano il 2016, ma il 2016 ha reso meno 32, giusto per dire. Esatto. Cioè, uno dei main event più odiati della storia di WrestleMania, niente di che. Niente di che, piccoli dettagli. Eh? Roman Reigns contro Triple H. 40 minuti. Mamma mia.